Perfetto. Diamo la parola al padrone di casa, il rettore del seminario vescovile, Andrea. Buongiorno a tutti, solo un breve saluto e benvenuto in attesa del vescovo che sta arrivando. Grazie innanzitutto per la vostra presenza, grazie al presidente del CSI per questa iniziativa e mi sembra che non sto a ripetere quello che ho detto qualche volta agli altri incontri, che queste due realtà, sport e fede, mi sono molto vicine perché sto vivendo tutte e due realtà, non solo dal punto di vista teoretico, ma anche pratico. E quindi sono contento che questo evento è organizzato qui in seminario. Buon incontro a tutti, ecco, buona mattinata. Grazie Andrea. Allora, noi siamo qua insieme al direttore di Tele San Domenico, Michele Francalanci. Ricordiamo Michele che in questo momento anche in diretta sui canali di Tele San Domenico, perché la tua emittente, di cui sei direttore, ha dato una grande mano al CSI di Arezzo, ci arriviamo tra pochissimo, per mandare in onda quelle che sono state le puntate, perché Sport Fede è un format televisivo, è un format che è stato anche pubblicato come pillole video nei canali CSI Arezzo, ma ha avuto una strategia importante dietro che tra poco ci parlerà il presidente appunto del Comitato Aretino del CSI, Lorenzo Bernardini. Prima però, Michele, a te l'onore insomma anche di presentare questa mattinata. Grazie Riccardo, è stato molto bello, diciamo, collaborare a questa realizzazione della trasmissione, sia per dare il valore alle tante società sportive che sono presenti sul nostro territorio aretino, sia per valorizzare la presenza dei tanti oratori che sono presenti nella nostra diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, dei nuovi che poi si apprestano anche a nascere, a essere inaugurati. Bella l'attenzione che ha anche il nostro vescovo Andrea, che tra poco ci raggiungerà proprio a entrambi i temi, sia quello dello sport che quello della fede. La nostra collaborazione come Tele San Domenico con il Centro Sportivo Italiano è sempre stata molto bella, di grande spessore, sia per i temi proprio che sono stati via via trattati, per trasmettere anche proprio i valori sia dello sport che della trasmissione della fede. Quindi è una bella collaborazione. Allora, chiamiamo subito qua il presidente del Centro Sportivo Arezzo, Lorenzo Bernardini, perché ci spiegherà come è nato Sport Fede, per cosa è nato Sport Fede e poi ci illustrerà dei dati molto importanti. A te, Lorenzo, qua al centro. Grazie. Grazie a voi tutti, perché come CSI volevamo oggi concludere un po' questo percorso che è iniziato nel 2021, stando dietro alle nostre società sportive e non solo, ma anche a tanti oratori. Ci siamo chiesti, ma questo Sport e Fede alla fine cosa fosse? Perché siamo partiti con la voglia e l'energia di mettere a sistema un insieme di punti, di dati anche poi da poter lavorare, e quindi su questo abbiamo iniziato questo lavoro. E per questo devo ringraziare sia Tele San Domenico che la nostra area di comunicazione e tutti i membri di comitato, perché sono stati veramente il valore aggiunto in questo percorso. Un percorso che ovviamente vive di volontariato, vive di andare a incontrare le società sportive, vive di interloquire per quello che ad oggi è il mondo sportivo e quello che è il mondo oratoriale nel 2024. Però i dati noi li abbiamo già iniziati a recepire nel 2021. Il progetto è nato da un'esigenza di riportare in maniera organica, almeno per noi, alcuni dati, alcune situazioni, e per questo siamo partiti infatti da lungo tempo. Abbiamo intervistato società, oratori, quindi due macromondi tanto interessanti, tanto ricchi di valori, di vita, di sofferenze e di gioie, ma anche tanto bisognosi di ritrovarsi. Non sono due mondi poi alla fine così lontani, abbiamo potuto constatare. Allora comunicano male tra loro? Manca il fare rete? I giovani non riescono a riscoprire il valore dell'oratorio? I parroci? La società sportiva, pensano ai campioni? C'è molto agonismo? Le famiglie, che ruolo hanno? La formazione degli istruttori. La scuola prepara a vivere il mondo degli oratori dello sport. La comunità, il terzo settore. Insomma, le domande sono state veramente tante quelle che ci siamo fatti. Ma mai avremmo pensato veramente di continuare nel tempo a cercare di reperire questi dati, perché siamo partiti sì con la voglia e la necessità di mettere, come dicevo, tutto a sistema, ma anche l'impegno poi settimanale, direi, di andare a mettere tutto sui nostri documenti è stato un bel lavoro. Abbiamo pensato di creare un anno zero, di capire se quello che si vedeva era davvero confermato dai dati.
Abbiamo cercato di prendere una strada di servizio, questo come CSI e come ente di promozione sportiva penso che ce lo dobbiamo fare, prendere strada di servizio per quelli che sono i nostri partner di un viaggio. Un viaggio che molte volte si divide in anno sportivo e in anno solare, perché poi le affiliazioni vanno così, ma quando si legano i rapporti con le persone sono rapporti che vanno al di là di una mera affiliazione, di un mero tesseramento, ma da un bisogno di trovarsi. Ringraziamo il nostro rettore, assistente ecclesiastico Don Andrea, ringraziamo il Vescovo che comunque in questo percorso ci è sempre stato vicino e ha sempre dato un supporto. Quindi abbiamo cercato di mettere veramente a confronto oratorie, parrocchie, società sportive e istituzioni. Ecco che abbiamo cercato di capire cosa non va e cos'altro ancora manca, quali sono le difficoltà del periodo che stiamo attraversando. Questo mondo della fede, dello sport, come possiamo unirlo? E poi ci siamo chiesti qual è lo stato dell'arte dell'impiantistica sportiva, perché quando parliamo di società sportive parliamo di oratori, poi ci sono gli impianti, e gli impianti ci vorrebbero 20 convegni. Abbiamo cercato poi di mettere a capire anche quelli che possono essere gli strumenti economici, ci sono i bandi, quindi i progetti, anche qui le sappiamo percepire, le sappiamo intercettare, le sappiamo costruire, le sappiamo scrivere, ecco, anche queste sono altre domande che ci siamo fatti. Abbiamo pensato che le risposte che potevamo dare noi erano risposte tecniche su quelle che potevano essere le nostre esperienze e le nostre conoscenze. Quindi proprio per questo abbiamo cercato oggi di far sì che queste possibilità di mettersi in rete non siano qualcosa di determinante, ma di fondamentale. E quindi proprio per questo abbiamo cercato di, nelle prossime slide comunichiamo, poi andremo sicuramente veloci perché sono veramente tante e ci sarà modo anche di inoltrarvele via mail, quelli che sono stati pro e contro sia degli oratori che delle società sportive e che del mondo della scuola. Abbiamo cercato di somministrare un questionario al mondo scolastico, ne sono tornati dietro circa 400 e quindi per questo ringraziamo le scuole e gli studenti che hanno risposto al nostro questionario, un questionario banale, semplice, però intanto anche qui per capire noi cosa possiamo fare per il mondo della scuola. Abbiamo con noi anche istituzioni sportive, istituzioni che riguardano il territorio, la provincia, e quindi anche con loro volevamo confrontarsi oggi, per quello che poteva essere un lavoro da poter iniziare. Io l'ho detto negli ultimi giorni, per noi questi sono gli stati generali dello sport CSI, no? Mettiamolo così, nel senso che è un po' il lavoro che abbiamo fatto dal 2021, come diceva, ad oggi, e termina poi qui anche il nostro mandato del Consiglio, quindi è un lavoro che va poi a concludere un percorso. Ora inizierei subito con le slide, e mi accomodo così almeno le possiamo vedere insieme. Andiamo così. Allora, come dicevo, ovviamente le slide poi si possono anche recuperare per quello che nel caso può pensare, magari ritrovarsi per approfondire alcune tematiche, però diciamo che siamo partiti da qua, questo è l'anno olimpico e abbiamo voluto riportare la frase di Papa Francesco, che lo sport è un mezzo per esprimere i propri talenti ma anche per costruire la società. Lo sport infatti ci insegna il valore della fraternità. Non siamo isole, in campo non importa la provenienza, la lingua o la cultura di una persona. Ciò che conta è l'impegno e l'obiettivo comune. Questa unione nello sport è una metafora potente per la nostra vita. Ci ricorda che nonostante le nostre differenze siamo tutti membri della stessa famiglia umana. Lo sport ha il potere di unire le persone, al di là delle loro abilità fisiche, economiche o sociali. Uno strumento di inclusione che rompe le barriere e celebra la diversità. Abbiamo continuato ovviamente mettendo un po' la ciliegina sulla torta sul valore dello sport nella Costituzione italiana, quindi il nuovo articolo 33 al comma 7 della Costituzione italiana riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Abbiamo poi fatto un riferimento al contributo dello sport negli obiettivi dell'Agenda 2030, in quanto gli impianti sportivi ricoprono un ruolo chiave nella promozione della buona salute, con un apporto crescente all'aumento dell'occupazione giovanile. Anche questi poi saranno spunti
che potremmo successivamente riscoprire. Vado avanti. Questa è un po' l'indagine che abbiamo realizzato, Sport e Fede, il primo rapporto dello sport aretino del CSI Arezzo, ha coinvolto più o meno 187 società sportive, 43 tra parrocchie, oratorie e circoli parrocchiali della diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, che sono state, come dicevo prima, intervistate da febbraio 2021 a marzo 2024, attività svolta grazie alla somministrazione di questionari standardizzati, e poi abbiamo fatto anche qui molti sopralluoghi, molte interviste, molti giri a vuoto, perché ecco, la cosa bella dello sport è che molte volte ci sono appuntamenti, poi qualcuno se ne dimentica, devi ritornare, e poi mancano le chiavi del campo, il custode. Ecco, questi sono tanti aspetti che nel mondo sportivo si pensano che siano scontati, invece anche il campo, la transenna è un ruolo fondamentale che nel 2023 andrà sicuramente a mancare, perché poi c'è un'altra voce di problema, la mancanza del ricambio generazionale dei dirigenti sportivi. Abbiamo quindi inoltrato e quindi abbiamo intervistato sia singoli atleti che gruppi di famiglie. L'indagine è poi ovviamente continuata nelle scuole statali della provincia di Arezzo, dove abbiamo qui somministrato il questionario con 358 utenti, e quindi ecco qui i numeri precisi. Continuiamo con alcune domande che ci siamo fatti in questo percorso. Quindi, il cambiamento dello sport è un'opportunità? Perché sì, c'è la riforma, sì, andiamo a cercare sempre di più, ma è un'opportunità, parliamone. Di cosa e di chi abbiamo bisogno in questo percorso di cambiamento? I giovani cosa vogliono? Come vorrebbero lo sport? Quali sono gli strumenti, quindi tecnici, economici, il fare rete, che conosciamo? Gli oratori, e qui è la domanda che ci chiediamo sempre, come si pongono per il loro ruolo presente e soprattutto futuro? Dato di fatto che la società sportiva rappresenta un contenitore erogatore di servizi, questo è certo. Domanda. Essa si relaziona, quindi la società sportiva, sempre di più con le istituzioni pubbliche, il terzo settore con le aziende private? Le parrocchie e gli oratori, che rapporto hanno instaurato con il settore pubblico, privato e le realtà sociali che vivono il territorio? E un'altra domanda, la sostenibilità dello sport. Come siamo collocati nella provincia di Arezzo ed il ruolo del volontariato? Quindi questi aspetti qui li abbiamo voluti un pochino coltivare, perché sì, c'è la società sportiva, sia c'è il tecnico, sia c'è la famiglia, ma c'è anche un insieme di bisogni che l'impianto sportivo ha. I dati che abbiamo preso in considerazione sono stati l'età degli sportivi, la loro pratica sportiva, gli impianti sportivi, la formazione anche dei tecnici e degli istruttori. Qui noi, come preso la figura dell'istruttore, perché per noi l'istruttore deve essere un educatore, quindi ruolo fondamentale dell'educatore. Sport di squadra e sport individuali, abbiamo visto che lo sport destrutturato è quello che oggi va per la maggiore. Gli eventi sportivi, quanti eventi sportivi ci sono, come le società sportive si preparano a questa organizzazione. Quindi la professionalità degli esperti, consulenti e del mondo sportivo. I dividi territoriali, perché abbiamo un rapporto centro-periferia importantissimo nel nostro contesto sportivo. E questo lo vediamo molto anche negli oratori, è più facile fare attività nelle periferie che nelle città. Le disponibilità economiche, il problema dei costi e di ovviamente tutto quello che riguarda anche la gestione di un'impiantistica, la sostenibilità dello sport, l'abbiamo detto anche qui, l'abbiamo citato, e l'inclusione, ecco, anche il mondo dell'inclusione nello sport ha un ruolo importante. E poi ovviamente i giovani allo sport. Ora cerco di andare veloce perché almeno così non vi tedio, ma ci tenevo a raccontare soprattutto i pro e i contro che abbiamo rintracciato nelle società sportive. Un valore di positivo è stata ovviamente la ripartenza, l'entusiasmo, grandi numeri di crescita, l'incremento degli eventi sportivi, quindi diciamo che ogni fine settimana si correva a fare un evento sportivo, l'importanza della formazione degli istruttori tecnici. Questa è un'importanza che è venuta dopo per l'obbligo del contratto, bisogna dirlo questo, perché finché non c'erano i cococò e tante altre formule da dover poi inserire i nostri tecnici istruttori, tutte le volte che si parlava del rinnovo della qualifica, dell'importanza della formazione, sembrava insomma di fare la caccia alle streghe. Ora invece sembra che il CSI, o così magari il ruolo di tanti enti anche, ha riscoperto il ruolo della formazione, meno male. Speriamo che sia una formazione che poi venga portata a casa. Una formazione che abbiamo visto anche interessante anche nei dirigenti, perché il dirigente sportivo ad oggi ha un ruolo fondamentale. Diciamo che se lo sport prima era vissuto a dopo lavoro ferroviario, prendo sempre questa battuta, ad oggi lo sport te devi alzare la mattina alle 8 per stare sul pezzo e per cercare di portare avanti un progetto e di poter essere veramente un valore aggiunto nel territorio. I contro che stanno vivendo le società sportive, la riforma dello sport, ma ormai è diventato uno slogan che siamo contro, ma poi magari non si sa
neanche di cosa parla nel particolare. L'impiantistica vetusta della provincia di Arezzo, che questa purtroppo ce la ritroviamo sia sugli impianti pubblici che sugli impianti privati. Le barriere architettoniche, molte volte abbiamo costruito senza guardare a questa situazione, soprattutto negli oratori le barriere architettoniche possiamo dire che 8 su 10 ne soffrono. Le burocrazie varie, e questo è dato anche un po' dalla tecnologia che avanza e dai dirigenti che non hanno fatto o il cambio generazionale o non si sono saputi avvicendare anche con tecnici che vivono in società sportive, i bandi e progettualità, perché tutte le volte sembra che siano impossibili da poter mettere a sistema, e la mancanza degli istruttori nel settore della disabilità, quindi nell'inclusione. Vediamo nella provincia di Arezzo che non riusciamo a fornire una risposta a tanti tecnici che ci contattano per una formazione specifica. Il gap di femminile, questo l'abbiamo visto anche con il progetto delle pari opportunità dell'anno scorso, giocare alla pari un po' di numeri che sono emersi nel nostro territorio, l'aumento della sedentarietà dell'under 16, le difficoltà economiche della famiglia, che ovviamente queste ci sono, e la fine del volontariato, che non è un valore per di più. Il volontariato ad oggi è un qualcosa che manca nei giovani, manca nei grandi, manca a prescindere. I pro e contro invece degli oratori, i pro sono pochi. La ripartenza della vita diocesana, questo è stato sintomatico, perché con l'arrivo del nuovo vescovo era naturale. Il sinodo della Chiesa italiana lo leghiamo come pro, poi vediamo quanta ripartenza potrà suscitare nel nostro territorio. I ragazzi che riscoprono gli oratori, e questo l'abbiamo percepito in alcuni contesti dove gli oratori si sono ripopolati di giovani. L'associazionismo. E qui un aspetto positivo che è ancora forte e a noi ci piace particolarmente è il volontariato. Il volontariato ancora nelle parrocchie c'è, e quindi questo è un valore aggiunto, è un valore dove secondo me potremo fare veramente rete. I contro del mondo delle parrocchie, degli oratori, io ho messo oratori parrocchie per capirsi che possono essere sia gli impianti sportivi che le piccole realtà, sono le strutture vetuste, e queste più che mai, penso che siamo rimasti forse prima d'Italia 90, mancanza di professionalità dall'alto, quindi manca un ufficio preposto che possa, cioè manca, cioè, ma abbiamo bisogno di risposte sul momento, l'assenza di legami con le istituzioni pubbliche, quindi purtroppo in tanti contesti abbiamo visto che il mondo oratoriale è distaccato da quello che può essere il contesto cittadino. Bandi, progettualità è un qualcosa che nell'ultimo periodo invece, anche se rappresenta un contro perché la grande maggioranza non è stato riscontrato, però ci sono stati degli oratori che hanno potuto costruire un programma molto interessante, soprattutto sulla progettualità, anche perché si sono costituite come figure giuridiche, quindi abbiamo potuto constatare che alcune realtà del nostro territorio, alcune parrocchie, si sono create APS, quindi associazioni di promozione sociale, e associazioni sportive dilettantistiche. Questo ovviamente gli ha permesso di aprire un mondo, il mondo del fare rete in maniera interessante, legato alla progettualità e ai bandi, ma soprattutto anche per poter accreditarsi, penso, al servizio civile. Quindi il servizio civile è un'opportunità che anche un oratorio può sviluppare, e abbiamo percepito che alcune parrocchie della nostra ampia diocesi, su queste tematiche qui hanno riscoperto una nuova energia. Quindi ci siamo detti, noi come CSI dobbiamo cercare di improntare anche un servizio da dare al nostro territorio, quindi sia le società sportive, che ovviamente ci possono arrivare per mille metodi, ma gli oratori hanno molto bisogno di un supporto, che in questo caso può essere il CSI o comunque di un ufficio preposto, perché tutti questi contro sono poi la base di una partenza in maniera organica. Qui ho fatto le finestre sullo sport, sulla riforma, ma vado avanti in maniera da poter confrontarsi con il mondo della scuola. Ecco qua, il ruolo dei giovani sportivi, non solo qui, i giovani hanno mantenuto e ripreso le abitudini pre-pandemiche, della fascia adulta ci sono state le erosioni delle forme strutturate a vantaggio di quelle non strutturate, quindi abbiamo visto che lo sport ristrutturato è un qualcosa che è anche più semplice da organizzare, è più tiene meno ansie la società sportiva. Torna il divario di genere, quindi il cambio di modalità di pratica, anche questo ha portato delle percentuali diverse, ma ha incrementato sempre di più il ruolo della sedentarietà, e qui si può aprire un mondo su quanto riguarda pure l'alimentazione e i corretti stili di vita anche delle famiglie. Abbiamo fatto una finestra sul range d'età 15-24 sul territorio attivo degli sportivi, su quante volte praticano attività sportiva, quindi abbiamo visto che un 18,8% degli sportivi ha dichiarato di praticare sport almeno una volta a settimana,
il quasi 50% uno o più volte, e poi il 34% sono sportivi veri perché hanno messo tre o più volte a settimana. Tra chi pratica lo sport il 33% si allena almeno 2 ore a settimana e il 24% un tempo più ampio. Questo l'abbiamo anche messo perché volevamo anche capire quanti di questi sportivi praticassero attività sportiva. La frequenza, ovviamente, anche qui abbiamo dato una fascia d'età ai bambini da 3 a 5 anni, perché molte volte anche il ruolo delle enti, e questo è un cruccio che secondo me è un po' come tutti gli enti di promozione sportiva abbiamo, non pensiamo alla fascia 3-5 anni. Quindi abbiamo visto che sulla fascia 3-5 anni il mondo sportivo degli enti di promozione sportiva / federazioni, scusatemi il termine, ma qui siamo rimasti molto indietro. Abbiamo visto che poi da 15 anni in su i numeri un pochino aumentano, ma qui ovviamente per obblighi e anche passioni sportive che si riconducono alla vita sociale. Poi 25-64 anni abbiamo visto una riscoperta degli over 65, e poi quindi questa ha fatto sì che abbiamo atleti anziani che aumentano, dirigenti anziani sportivi che diminuiscono, e quindi ci siamo chiesti il ruolo del volontariato. Il ruolo del volontariato, che ad oggi purtroppo va a scomparire, è un'altra necessità che abbiamo cercato di capire. Formazione e bandi pubblici. La formazione è un capitolo, la formazione trova difficoltà nella formazione di dirigenti sportivi, perché nonostante ci sia una riscoperta dell'importanza di essere formati, però c'è tanta difficoltà a perseguire questa strada. Buona quella invece degli istruttori tecnici, ovviamente con la riforma dello sport siamo diventati tutti molto più attenti. La comunicazione di come le società sportive affrontano il quotidiano ha delle difficoltà, e quindi su questo ci sarà da improntare anche il corretto utilizzo dei social, quello che possono essere le pagine sia degli oratori che delle società sportive, il rapporto con la stampa, il rapporto con le istituzioni, perché la corretta comunicazione poi è la fotografia della società e dell'oratorio. Anche abbinata ai bandi e alla progettualità, abbiamo visto che il 90% delle opportunità economiche per la realizzazione dei progetti e la sostenibilità della società sportiva è percepita quasi da tutti, mentre il 5% lo utilizza. Quindi abbiamo un quasi 100% che conosce la possibilità di utilizzare i bandi come un'opportunità di riqualificazione, di portare avanti un progetto, di creare veramente una sinergia, però solo il 5% lo utilizza. Di questo poi 5% abbiamo visto che forse meno della metà sono oratori. Sulla finestra delle parrocchie abbiamo visto che purtroppo c'è uno 0% della conoscenza del terzo settore, soprattutto sulle APS. Una parentesi qui è da dare a quegli oratori che ultimamente si stanno aprendo alla riforma dello sport, e quindi stanno parlando con i propri commercialisti per la costituzione di uno statuto per le associazioni di promozione sociale, e questo, come si diceva prima, è fondamentale anche per fare rete col mondo scolastico. Il 6% utilizzo dei bandi pubblici lo utilizzano come uno strumento, soprattutto nel periodo estivo, quando ci sono le opportunità dei voucher che possono essere per i centri estivi o altri bisogni. Il 15% percepisce invece la pericolosità di attività senza assicurazione, e questo dato è fondamentale. Molte poche realtà sportive, sia di società sportive che di oratori, percepiscono quello che andranno a organizzare come evento come un pericolo. Quindi l'importanza di essere assicurati, l'importanza di avere un supporto anche su questo aspetto qua. Molte volte è capitato che il giorno dopo ad alcuni eventi alcune realtà ci hanno contattato, sia di società sportive che di oratori, dicendo: è successo questo, cosa possiamo fare? Molte volte recuperare dopo diventa un problema. Il 40% dispone di ragazzi che provengono dal mondo sportivo, e quindi per noi questo è un dato importantissimo, perché gli oratori si stanno ripopolando di giovani, e si stanno ripopolando di giovani che vengono scartati dalle società sportive. Noi a fine del 2023 siamo andati in un oratorio e abbiamo intervistato dei ragazzi, tra cui alcune ragazze ci hanno detto: io ho abbandonato la mia società sportiva, che ci si organizzava soltanto per arrivare al risultato la domenica, nell'oratorio ho riscoperto un'isola di tranquillità, una zona di comfort dove sto con gli amici e mi piacerebbe portare avanti questa mia disciplina. Si parla dell'atletica leggera. Quindi per noi questo è stato un incremento ancora di più a essere presente e a cercare di fare supporto. La scuola. Il CSI ha inviato alle scuole medie e superiori, quindi agli studenti under 18, a contribuire ad uno studio di un sistema sportivo proprio da noi proposto. Abbiamo deciso di realizzare uno studio su questo sistema al fine di aggiornare ed integrare quanto da noi era conoscenza. Un aggiornamento degli atti storici, una valutazione del nuovo contesto, perché ovviamente pre-pandemia e post-pandemia è cambiato il mondo in tutto e per tutto. La ricerca quindi ha voluto rappresentare una fotografia dello sport provinciale,
per comprendere le principali necessità e i bisogni di questo mondo sportivo, nelle fasce più giovani ovviamente della popolazione. Per questo motivo il CSE ha voluto coinvolgere gli studenti a ottenere attraverso alcuni semplici questionari anonimi, e su questo abbiamo avuto il successo di 400 risposte, informazioni che possano completare ed arricchire un po' la nostra esperienza del CSE, perché sì gli oratori, sì le società sportive, ma c'è la scuola, c'è tutto un tessuto che va ritrovato e che come realtà sia oratoriali che sportive dobbiamo tendere la mano anche per cercare di portare avanti il ricambio generazionale che si diceva all'inizio. Abbiamo così raccolto e sistemato le informazioni rispetto alla diffusione della pratica sportiva e motora tra gli studenti. Poi vi porto subito i dati che abbiamo riscoperto e sono stati tre valori positivi. Abbiamo visto una positività nei confronti del mondo sportivo, quindi gli studenti percepiscono lo sport come un valore importante, quindi un valore educativo. Io dico sempre questo, che lo sport sì è un pilastro che sostituisce la famiglia e la scuola, ma si sostituisce anche, quando si dice sport, anche l'oratorio. Il centro estivo che molti oratori d'estate attivano, no, per portare avanti l'attività, non è un parcheggio dove la famiglia scarica un figlio, si sostituisce al ruolo della scuola che tutto l'anno segue il bambino, quindi l'oratorio ha un ruolo fondamentale su quello che è il percorso anche estivo di formazione. I nostri animatori parrocchiali hanno bisogno di capire qual è il contesto cittadino, quindi quali sono i rapporti con le scuole, quali sono i rapporti con le società sportive, perché tutti insieme siamo parte di un puzzle. Quindi tornando ai pro, abbiamo visto il valore di fare squadra, gli studenti hanno forte il valore di fare squadra, cosa che invece abbiamo visto che nei grandi è difficile. Vorrebbero conoscere sempre più il mondo oratoriale e questo per noi è importante. Piace tanto il nuovo vescovo e quindi è un nostro influencer con i giovani. Conoscono il CSI, questa sicuramente non è vera, però c'era lì presenti e quindi hanno dovuto rispondere che ci conoscevano, ma sono sicuro di no. Vogliono sedere a tavoli di rappresentanza e questo è stato importante perché vuol dire che vogliono prendere una posizione sulle discussioni anche future organizzative del mondo sportivo. Vogliono proporre dei progetti. Noi come CSI a San Domenico abbiamo già instaurato alcuni rapporti con alcune scuole e ci piace che ci sia modo di portare avanti ogni mese qualcosa di nuovo da poter proseguire in un percorso anche di tenere i due mondi vicini, che poi alla fine sono tre, con quelli degli oratori. Instaurare rapporti con le istituzioni, questo è un altro valore che i giovani vogliono riscoprire, e lo sport è benessere per la salute. Forse questo è un po' uno slogan, però è un pro. I contro abbiamo messo che le società sportive purtroppo sono poco accoglienti, manca di quella diciamo così genuinità di rapporto con le famiglie, c'è lo stress dell'istruttore tecnico di arrivare al risultato, non conoscono, quindi ecco tra i contro c'è un po' di tutto, sia delle società sportive che degli oratori, non conoscono la propria parrocchia, ecco, abbiamo visto che molte volte i ragazzi girano in base al gruppo di amici e quindi magari le parrocchie si girano, e questo è l'esempio della Junior Team Cup, chiudo una parentesi, che come CSI portiamo avanti da anni, è un torneo di calcio a 7 per le parrocchie dove giocano i ragazzi molte volte della federazione, quindi abbiamo visto questi ragazzi che nonostante magari non vivino quell'oratorio, provengono da altri quartieri, poi dopo durante l'anno invece si ritrovano a fare rete in quell'oratorio, quindi abbiamo visto questa cosa, che non conoscono molto bene la propria parrocchia, percepiscono il parroco come non sport, così ci è stato detto, con la clericus si devono ricredere. Si fa poco sport nella scuola, c'è una poca qualità del docente di educazione fisica, il docente di religione, questo è un dato che quando ci è emerso abbiamo cercato di capirne meglio, non è uno stimolatore per le attività post scuola, quindi anche qui bisognerebbe anche noi come CSI riprendere un rapporto. Alcuni dicono vorrei praticare più attività fisica, poi c'è il classico tema del bullismo dei compagni quando sbaglio, quindi quando c'è un errore tecnico. Non conosco il ruolo del dirigente sportivo e questo l'abbiamo visto anche al liceo scientifico dove abbiamo tenuto un convegno e abbiamo intervistato alcuni ragazzi sul ruolo del dirigente del futuro e qui c'è stata molta difficoltà a capire che c'è una parte tecnica che va in campo e c'è una parte organizzativa che invece va dietro la scrivania. Non conoscono la formazione dell'educatore parrocchiale, ecco, su questo è un qualcosa che dobbiamo anche noi come CSI cercare di ricapire come poter comunicare questa cosa, perché se noi riusciamo ad entrare nelle scuole con la rete del docente di religione, magari riusciamo anche a percepire che la formazione tecnica per quello che può essere la vita della parrocchia e spirituale con la presenza del vescovo, riusciamo in termini sportivi a fare gol.
Dopo qui ci siamo ovviamente, e ve le salto, ma ripeto, le possiamo vedere un insieme di slide di risposte di questi ragazzi che hanno partecipato, quindi abbiamo visto un po' qui quanto tempo dedicano all'attività sportiva, l'abbiamo suddivisi per sesso, se conoscono il centro sportivo italiano, quali sport praticano, lo sport all'aperto e al chiuso, anche questo è un dato importante perché sennò si parla di impiantistica, ma come, outdoor, indoor, che rapporti hanno con l'allenatore, abbiamo visto qui che ovviamente il positivo lo mettono tutti, però poi dopo nel dettaglio vengono fatte le specifiche. Che rapporti hanno con i compagni di squadra e con lo staff? E poi queste sono alcune domande che abbiamo fatto, se provengono da Arezzo, perché anche questo ci serviva anche noi per fare un po' una cartografia dei ragazzi, qui più colori ne abbiamo meglio è, anche qui in quale città praticano l'attività sportiva, questo è importante come provincia anche per capire dove veramente come ruolo degli enti o federazioni possiamo essere più capillari. A che età hanno iniziato a fare attività sportiva e poi si riescono ovviamente a conciliare, ora qui vi leggo le domande giusto per arrivare poi al secondo blocco, come riescono a conciliare sport e studio, e quindi qui abbiamo visto che abbastanza ci riescono, però poi dopo il proseguo dei dati ovviamente riporta un po' a quello che è il quotidiano. Ecco, questo è, e ripeto, le slide continuano, però mi fermerei su questa pagina qua, è scrivi quello che può essere utile per migliorare lo sport. E i ragazzi hanno scritto: una buona organizzazione è un luogo più spazioso e più attrezzato con personale disponibile, quindi con queste tre parole hanno riassunto un pochino tutto. Qui in equitazione a livello di amicizia si potrebbe migliorare il rapporto tra i coetanei, che non ci sia sempre uno stato di competenza e gelosia. Queste sono parole forti perché dobbiamo percepirle come tecnici o come anche oratori, come un incubatore poi di queste problematiche. Sicuramente penso che la cosa migliore che può migliorare lo sport è il gioco di squadra, che i miei compagni non praticano, e anche qui si torna al discorso del bullismo di prima. Per migliorare lo sport è fondamentale avere una palestra Caprese Michelangelo, sicuramente questi ragazzi erano di Caprese e qui infatti anche la scuola ci ha fatto una bella relazione. Anche qui ci è stato fatto il nome della scuola, e poi includere tutto coloro che vogliono fare sport e migliorare le attività sportive, fare in modo che la scuola che si possa praticare più sport anche il pomeriggio, e quindi qui si apre una finestra con un percorso iniziato anche con la Fondazione Arezzo Comunità e con tanti altri amici che vivono nel territorio, come si diceva prima, è più facile fare sport nella provincia che in centro città, e qui abbiamo visto che l'oratorio invece ha un ruolo fondamentale, perché a volte lo spazio dell'oratorio viene visto dalla scuola come uno spazio per fare attività. Ecco, lì dobbiamo essere presenti per intercettare questi ragazzi. Fare in modo che a scuola si possa praticare sport in pomeriggio, abbiamo detto, prezzi più bassi, più interesse verso chi è meno portato, e questo è molto importante che sia stato menzionato, meno competizione, come vediamo c'è molta stress di risultato, e nel paese dove studio non c'è la palestra, anche qui ne abbiamo viste di tante di più, anche perché nel mondo delle palestre o comunque dell'impiantistica sportiva c'è l'importanza anche dell'impiantistica di sicurezza, quindi il DVR responsabile degli impianti, quindi tanti dati che abbiamo visto che mancano. Far conoscere nelle scuole di più lo sport, il tempo agli allenatori è stato visto qualcosa da migliorare, siamo quasi arrivati. Per migliorare lo sport a scuola abbiamo visto che anche qui c'è il problema degli spazi e di quello che può essere anche il contesto territoriale, il rispetto e meno della competizione, avere luoghi dove si pratica più sport, ascoltare di più il mister e insegnare ai bambini che sono lì per divertirsi insieme e non per fare fenomeni. Nella mia scuola, qui sempre di Caprese, quindi continuiamo, può essere utile far ricostruire la palestra, che non abbiamo più, per permettere a tutti di poter fare sport. Nuovi centri sportivi, ricostruire la palestra della mia scuola, migliorare il rapporto scuola e sport per migliorare anche le tempistiche e non dover avere troppa pressione alle spalle. La tossicità di chi gioca, che più bambini provino a praticare, qui hanno detto il ciclismo, qualcun altro nelle statistiche abbiamo visto, hanno messo tantissime miriadi di sport anche meno conosciuti, tra cui anche il minigolf, il tiro con l'arco. Continuiamo e siamo arrivati in conclusione, e quindi ecco, altri ancora facciano riferimento anche al valore educativo che lo sport deve avere, ma lo deve avere non come slogan ma come sostanza. E quindi io vi ringrazio tutti che oggi siete stati qui presenti, e ora poi con il supporto di Michele Francalanci e Riccardo Buffetti che seguono il convegno, daranno spazio a ognuno di voi per cercare di testimoniare un po' il binomio che ci può essere fra quello che
è stato riportato in alcuni dati e poi verrà menzionato anche da qui presenti, per cercare di fare un anno zero per il nostro supporto e servizio delle società. Si diceva prima a partenza, per noi sono questo termine un po' gli stati generali del nostro sport, sia nelle società sportive che negli oratori. Abbiamo visto i pro e i contro che sono sicuramente un dato su cui dover lavorare. Dobbiamo lavorarci tutti insieme con le istituzioni, con i vari partner e con le persone che capiscono che dobbiamo arrivare a loro, ai giovani, cercando di metterli al centro di un progetto sia educativo, cercando di mettere in campo i loro talenti, ma cercando di mettere in campo soprattutto la loro vivacità, la loro voglia di conoscere i ruoli e il loro perdonare gli errori se vengono fatti, perché rischiamo che questo sia, diciamo, l'anno zero dello sport CSino sui dati, ma possa poi diventare l'anno zero dello sport in generale, perché se manca il direttore tecnico, se manca il custode, se manca il dirigente di spogliatoio, se manca il supporto nell'oratorio che fa l'attività, ovviamente il parroco deve seguire altri aspetti della vita della comunità, se mancano queste figure rischiamo di perdere tutti questi ragazzi. Ecco, dobbiamo riscoprire che la vera piazza è l'oratorio, è il circolo parrocchiale, è la società sportiva. Se riscopriamo questo tutti insieme, riusciamo ad evitare tante problematiche che purtroppo i giornali quotidianamente ci propongono. E quindi noi ci siamo a disposizione, ci piacerebbe che continuasse un processo di ripartenza degli oratori, delle società sportive, al di là delle persone, ma esclusivamente cercando di leggere tutti insieme lo stesso Vangelo, ovvero quello veramente di fare un gol d'insieme. Grazie a tutti voi. Grazie al Presidente Lorenzo Bernardini per questa ampia panoramica su Sport e Fede, grazie anche a queste 39 trasmissioni che sono state realizzate con la nostra emittente, con Tele San Domenico. E adesso abbiamo il grande piacere di dare la parola al nostro Vescovo Andrea per un saluto, per una parola. Grazie. Buongiorno a tutti. Si sente? Sì, buongiorno a tutti. E a tutti gli intervenuti, grazie al CSI per questo lavoro, questa presentazione. Saluto il nostro questore che è qui con noi e poi tutte le altre istituzioni che rappresentano la società civile e la nostra comunità. Vedo diversi, ma non cito nessuno. Raccolgo tutto nel questore come saluto e insieme a lei il presidente del CSI regionale, che ringrazio. È un periodo che ci si vede di frequente ed è un piacere con Faraci, quindi bene, poi c'è il CONI, insomma tutti, un saluto davvero a tutti voi. E è una relazione davvero molto interessante e che a me stimola da questo punto di vista. Anzitutto fa comprendere come sia importante il conoscere e realizzare un'inchiesta, raccogliere informazioni, sentire i destinatari di un progetto su quanto vivono e come realizzano l'esperienza dello sport, o quali attese, aspettative o anche problematiche ci possano essere, è un primo tassello importante per fare un progetto, per prendere in consegna e avere a cuore uno sviluppo per il quale lo sport è uno strumento, direi così, da una parte strategico quando è rivolto ai ragazzi e ai giovani, perché è uno strumento che è capace di aggregare, di coinvolgere, di creare interesse, e dall'altro è uno strumento efficace, non solo strategico ma efficace, perché è portatore di valori, a partire dall'aggregazione, dall'imparare l'importanza e lo scopo del vivere il sacrificio, dal vivere esperienze che fanno elaborare anche la dinamica del fallimento, di un non successo che si era sperato o si era cercato. Quindi una serie di valori per cui lo sport realmente offre un apporto significativo nella vita e nell'educazione di un ragazzo e di una ragazza. Dunque un primo aspetto è questo conoscitivo, e un'inchiesta ci dà un quadro, ci dà una... l'inchiesta diventa non solo una conoscenza di dati, di numeri, di risposte, ma diventa un'occasione di incontro e di contatto con la realtà giovanile dei ragazzi. Dall'inchiesta, dai dati, credo che possano nascere due percorsi successivi. Il primo è stato citato a volte, è quello dell'avviare forme di dialogo. Se si parla di sport e oratorio, allora
l'avviare dialoghi con le realtà oratoriane che ci sono sul territorio, con i loro soggetti, diventa un dialogo proficuo perché parte da una conoscenza e da un bacino di dati che offre dei ragionamenti, dei possibili sviluppi di progetto. L'altro soggetto è quello della scuola. Allora anche qui, partendo dai dati, dal rilievo che si è fatto, il passo successivo è quello del dialogo, dove nel dialogo si coglie le opportunità che una istituzione offre e anche quali passi, quali realtà può ulteriormente promuovere. Dunque, credo che un frutto positivo di un'inchiesta come quella che è stata presentata è sia quello di avviare forme diverse di dialogo con i vari soggetti che possono accompagnare, promuovere, offrire propositività ai giovani e ragazzi nel mondo dello sport. Non so se in questa luce il CSI ha inteso rispondere a quella domanda dei parroci uguale non sport facendo la squadra di calcio dei preti, quindi forse è stata una risposta per far vedere che non sempre è no sport. E la terza cosa, che può nascere da una indagine, da un rilievo di dati, è quella di comprendere i primi passi concreti da fare. Se in un paese non c'è la palestra, Caprese Michelangelo, bene, che cosa si può fare per arrivare a quell'obiettivo? Se in un oratorio non ci sono le attrezzature di sicurezza necessarie per fare sport, che cosa si può fare per portare un oratorio a essere non solo spazio disponibile, ma anche uno spazio sicuro e a norma per poter offrire una proposta sportiva? Quindi c'è un terzo passo, che è quello operativo, e magari io credo non sui grandi progetti ma sui micro progetti legati alle diverse realtà, zone, soggetti con i quali si entra in relazione. Qual è il micro progetto per questo oratorio, per quell'altro oratorio, per quella scuola, per quel centro sportivo? Il micro progetto per rispondere a qualcuna delle attese, delle possibilità che i ragazzi ascoltati hanno presentato. Ecco, in questo senso credo nascano cammini interessanti, percorribili, realistici, ma anche propositivi nei confronti di uno sguardo, di uno sviluppo e di una proposta del mondo dello sport come spazio educativo e certamente dal punto di vista ecclesiale, spazio di aggregazione di chiesa, direi di ascolto e di incontro con ragazzi che senza il canale sport magari non si avvicinerebbero alla proposta cristiana e alla proposta ecclesiale, e creando così un'opportunità di dialogo e di cammino. Dunque, mattinata interessante, ancora il grazie e il saluto a tutti e buon lavoro. Presidente, ricordiamo, vieni Michele pure qua al centro, tu Lorenzo, perché vi spieghiamo un po' come si suddividerà la mattinata. Faremo adesso vedere delle sedie qua dietro di noi, inviteremo un po' a blocchi, autorità, referenti dello sport, istituzioni, e faremo una specie di talk con loro per commentare questi dati e per commentare quello che è l'andamento attuale dello sport a Retino, in provincia, in Toscana, e guardando un po' anche quella che è forse fase nazionale, perché come dico sempre c'è stato un solco, no, dal 2020, un pre-Covid e un post-Covid, dove anche le nuove generazioni sono state molto toccate dal punto di vista sportivo. Abbiamo visto i dati dove una percentuale di ragazzi delle scuole hanno rifiutato di non fare sport, per esempio. Ecco, quelli sono dati preoccupanti. Quando non si fa sport non si cresce dal punto di vista valoriale, non c'è solo lo sport, chiaramente ci sono anche altre istituzioni come la scuola, come la chiesa, come le parrocchie, che danno questi valori, però lo sport è da sempre uno dei veicoli importanti per la crescita di ogni singolo individuo. Quindi ricordiamo anche che poi, Lorenzo, per ogni ospite ci sarà un omaggio particolare. Sì, abbiamo cercato di legare questa iniziativa a un partner di iniziative, e quindi la Fraternità dei Laici, abbiamo pensato ad omaggiare ovviamente tutti i presenti con un ricordo, e quindi per questo ringraziamo anche il fare rete con realtà magari diverse da noi da un punto di vista statutario, però tutti insieme siamo veramente parte di un puzzle, dove se tutti insieme riusciamo a percepire
cosa poter fare insieme, si può organizzare veramente un bel processo di crescita per, io lo dico i ragazzi perché è una cosa ormai uno slogan, ma alla fine anche per i meno ragazzi, perché poi alla fine quando c'è lo sport di mezzo e ci si ritrova nelle società sportive o negli oratori, sa tutti voglia veramente di dare il meglio di noi da un punto di vista di accoglienza, di semplicità e di supporto. E quindi ripeto, io vi ringrazio oggi con le varie vostre aree di competenza qui presenti, perché per noi è importante anche percepire quelli che possono essere per noi degli spunti di lavoro. Grazie, andrei subito a metterci un attimo da parte e chiamare qua accanto a noi sul piccolo palchettino Carlo Faraci, presidente del CSI Toscana, Alessandro Viti, presidente di Sport e Salute per quanto riguarda la Regione Toscana, Antonio Agostinelli, vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico Regionale, il CIP, e Alberto Melis, delegato provinciale del CONI. Con loro commenteremo e appunto analizzeremo questi dati, ben trovati per chi non fosse mai stato qua. Benvenuti per gli altri, prego, prego, prego. Diamo il microfono. Prego, Michele. Tempo di prepararsi. Ricordiamo che è una specie di talk, quindi di fatto se ci sono domande dal pubblico, ben venga, in modo tale che si possa creare anche un filo di discussione che possa portare poi a un processo positivo anche nostro. Allora, partirei da Carlo Faraci, presidente del Centro Sportivo Italiano Comitato Toscano, della Regione Toscana. Carlo, tra l'altro ci siamo visti proprio recentemente anche noi, c'è una novità per quanto riguarda la Regione Toscana per le parrocchie e gli oratori. Sì, intanto buongiorno a tutti. Sì, c'è una bella novità, diciamo, nel senso che è in fase di definizione, diciamo, gli ultimi passaggi che servono appunto per l'approvazione delle leggi, cioè di fatto entro penso un mesetto circa ci sarà l'approvazione della legge regionale sulle parrocchie e gli oratori. Questo è un fatto assolutamente positivo. Non solo sul versante economico, perché chiaramente ci saranno anche delle conseguenze positive su quel piano lì, ma il fatto positivo è che la legge ha come presupposto il riconoscimento del ruolo degli oratori come luogo educativo prima di tutto, no? E quindi valorizzare questi ambienti, questi luoghi è un fatto assolutamente positivo in una situazione nella quale sentiamo la necessità di un processo educativo per i ragazzi, i giovani che oggi si trovano in un certo senso anche abbastanza sbandati, no? Rispetto a questa società sempre più frastagliata, in una società nella quale prevalgono i social, non sempre gestiti nel modo giusto. Allora, tornare al concetto di oratorio come momento in cui i ragazzi si possono incontrare, possono vivere un'esperienza, possono condividere un lavoro anche fatto insieme, credo che sia un'occasione di crescita notevole. Certamente lo sport è uno degli aspetti dell'oratorio, non confondiamo il discorso della legge magari che c'è sullo sport con il discorso dell'oratorio. Gli oratori hanno tutta una visuale diversa, complessiva, legata al tema della formazione, legata al tema della catechesi. Ecco, credo che sia un passo importante della Regione Toscana da questo punto di vista, perché ha recepito un'esigenza vera, no? che viene anche dal basso. Noi abbiamo fatto di recente, presente anche il Vescovo Andrea, proprio un convegno a cui abbiamo voluto dare il tema abitare la parrocchia,
abitare la parrocchia che... A Firenze, ricordiamolo, qualche settimana fa. Che è appunto il segno di quello che... di come vogliamo intendere, ecco, è appunto la parrocchia, il luogo dove si fa attività di vario tipo, ma soprattutto si fa in uno spirito, ecco, di condivisione in cui i ragazzi, i giovani siano davvero anche protagonisti. Grazie a Carlo Faraci, presidente del Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale Toscana. Passerei il microfono accanto a te, a tua sinistra, ad Alberto Melis, delegato provinciale del CONI per Arezzo. Alberto, nel corso di questa stagione abbiamo parlato spesso, no? Insieme, riforma dello sport, quanto sono cambiati i giovani. Cosa ti è rimasto impresso di questi dati, soprattutto? Buongiorno e grazie al CSI per aver organizzato questo momento di riflessione e di condivisione. Vedere tutto quello che è emerso tutto insieme, devo dire, aumenta un po' anche il disagio per noi che siamo operatori dello sport, perché siamo consapevoli di quante difficoltà ci siano in questo momento, di quanti problemi le società sportive debbano affrontare continuamente, non ultimo la riforma dello sport che ha introdotto importanti garanzie per non fosse altro perché ha introdotto la figura del lavoratore sportivo, ma contemporaneamente impegna le società in tutta una serie di adempimenti, di scadenze e di attività che sono sicuramente complesse, soprattutto per l'associazionismo di base, quello meno strutturato. Una delle riflessioni che mi sono portato qui prima di entrare nel vostro convegno e che un po' mi viene rafforzato da quello che abbiamo visto, al di là di tutte le attività, di tutti i progetti, di tutte le cose che ci sono, mi viene da fare una riflessione, permettetemi, un po' più alta relativamente a quelli che sono i valori. Noi richiamiamo i ragazzi, avviciniamo i ragazzi allo sport, ai valori e quindi anche ai valori della fede, se diamo loro un richiamo e un senso a quello che fanno, quindi una prospettiva. Io credo, e parlo per il mondo dello sport, che ci sia stata una grave carenza da questo punto di vista proprio nella fase educativa e formativa dei nostri giovani, perché lo sport è stato inteso, in alcuni casi continua ad essere inteso, unicamente come ricerca spasmodica ed esasperata del risultato. Questo non è lo sport, perlomeno non è quel tipo di sport a cui dovremmo tendere per non fare selezione, perché se vogliamo allargare la base, coinvolgere i nostri giovani e farli riflettere su quelli che sono i veri valori dello sport, dobbiamo far sì che questo tipo di riflessione che noi dobbiamo proporre loro li coinvolga, li renda partecipi e consapevoli del fatto che fare attività sportiva è sì impegnarsi per un risultato, ovviamente, perché questo fa parte dello spirito dello sport stesso, ma soprattutto fa fare un percorso di valori, di crescita personale. Ecco, credo che ci sia stata questa abdicazione da parte di uno dei pilastri formativi, io ovviamente parlo per il mondo dello sport, perché contemporaneamente anche gli altri due pilastri educativi, formativi, che sono la scuola e la famiglia, hanno e continuano ad avere grosse difficoltà. Allora, sicuramente è importante parlare delle singole progettualità, delle singole iniziative, ma credo che prima di tutto dobbiamo tornare a essere attrattivi proponendo valori. E il mondo sa di quanto bisogno c'è in questo momento di valori. Grazie Alberto Melis, delegato provinciale del CONI Arezzo. Passerei a Alessandro Viti, presidente per la Regione Toscana di Sport e Salute. Parole importanti quelle di Alberto Melis. Senza dubbio, Alberto, che è un caro amico, ha detto una cosa importante. Lo sport è la terza agenzia formativa del paese, dopo la scuola, dopo la famiglia e la scuola. Questo ci mettiamo anche la Chiesa comunque.
però lo sport è un veicolo sociale veramente enorme, gigantesco. Il ruolo educativo che ha lo sport in favore dei ragazzi è qualcosa da non sottovalutare. Noi come Sport e Salute siamo molto vicini alla visione degli enti di promozione sportiva, pur aprendo tutti i nostri bandi ovviamente per tutto il territorio, le amministrazioni comunali, gli enti del terzo settore a indirizzo sportivo, le società sportive. E non vogliamo esclusivamente finanziare progetti che hanno a che fare con l'ottenimento del risultato, ma proprio la promozione dello sport a livello di base e dei corretti stili di vita. Quindi pubblicizzare bandi per agevolare le società sportive, per premiare le loro best practice, perché in realtà poi noi andiamo a intervenire spesso su progetti già preesistenti sul territorio, dove magari società sportive pioniere con un po' di visione hanno già messo in pratica dei progetti, ma che magari gli manca poi un po' di fondi per portarli avanti. E in questo caso infatti è giusto vedere la società sportiva come un hub di aggregazione e di formazione, dove sviluppare l'empowerment individuale del ragazzo e sviluppare principi di cittadinanza attiva. Tutto questo utilizzando come veicolo lo sport. E questo è un messaggio molto importante da fare. E capisco anche quando, vedendo le slide che prima ovviamente ha riportato Lorenzo, per cui ringrazio ancora per il seminario che ha messo in piedi oggi, si parla della difficoltà di rispondere ai bandi. È vero, non posso far altro che confermare quanto detto. Purtroppo la visione dello sport comunque è mutuata. Il volontario è ancora assolutamente un qualcosa che è necessaria per la promozione dello sport, però è necessaria anche delle figure professionalizzate, perché purtroppo quando poi cerchiamo di partecipare ai bandi per portare avanti dei progetti valevoli, entriamo in un loop del fatto che comunque sono fondi pubblici e i fondi pubblici hanno determinati regolamenti per essere rendicontati, e anche giustamente in un certo senso, perché dobbiamo rendicontare visto che sono soldi di tutti noi. In questo caso appunto sta a noi essere vicino alle società sportive per incoraggiarle a partecipare ai bandi e sostenerle fino all'adempimento finale della rendicontazione. E direi basta se non c'è qualcos'altro che volete sapere. Ma tra l'altro voglio aggiungere parole rafforzative verso Alessandro Viti, e che dopo ci sarà uno spazio anche legato ai professionisti che permettono anche a società sportive, associazioni e quant'altro di poter partecipare a questi bandi, quindi grazie comunque per la testimonianza che ci ha portato qua oggi. Passerei il microfono adesso ad Antonio Agostinelli, vicepresidente del CIP, Comitato Italiano Paralimpico Regionale. Abbiamo avuto modo di parlare nel nostro Sport e Fede con Giusy Albiani, che è molto conosciuta insomma ad Arezzo, è stata anche una campionessa di scherma, poi si è ritrovata insomma. E ti chiedo, dal punto di vista del CIP, come sta oggi lo sport in Toscana? Beh, innanzitutto saluto tutti i partecipanti e porto i saluti di Giusy, che non è potuto intervenire per motivi personali. Sì, a che punto è? Diciamo, le difficoltà le avete sentite tutti, i pro e i contro li abbiamo sentiti, ha fatto un bellissimo lavoro, una disamina molto, molto attenta. Mi ha fatto piacere che i giovani sono propositivi in questo senso e si propongono come anche supporto per fare le cose. È chiaro che se una società sportiva olimpica ha delle difficoltà di infrastruttura, di tecnici, di formazione o di seguire progetti in un certo modo, capite che per noi la difficoltà ha un qualcosa in più. Abbiamo la difficoltà di persone che non sono autosufficienti, persone che vanno seguite, comunque diciamo che si complica un pochino, e un servizio di supporto e assistenza magari fatto in certo modo e di formazione dei dirigenti per seguire determinate situazioni, bandi e anche accortezze sarebbe fondamentale. Ho visto che avevi segnato che alcuni tecnici lamentano la formazione per alcune disabilità magari o queste difficoltà qui. Noi come CIP, la nostra mission è quella appunto di divulgare il più possibile il messaggio dello sport inteso proprio a ampio raggio e soprattutto con persone che hanno difficoltà, e in quello attraverso le federazioni paralimpiche si può fare un qualcosa insieme in comune che possa permettere una sinergia e portare questi tecnici a formarsi in un certo modo. Sarebbe auspicabile appunto che lo sport, visto che è inclusione a tutto tondo, che sia quello. Capisco quello che diceva l'amico del CONI, purtroppo lo sport per me è fondamentalmente tre cose, no? Ho sempre detto gioco, movimento e agonismo.
l'agonismo è necessario nello sport, ma spesso siamo avvelenati da questo agonismo che ci porta a prendere una direzione che è quella meno di gioco, movimento e accumulare persone che fanno qualcosa di bello insieme per crescere, educarsi e formarsi come cittadini anche, seguendo le regole dello sport e seguendo le regole quello che lo sport insegna. Però spesso per perseguire il risultato si perde un po' di vista alcune cose, che è un peccato perché poi appunto il campione è importante, indubbiamente, ma il campione è uno, la società sportiva ne ha 100. E che facciamo? Buttiamo via i 99 per... non è il caso. Quindi sicuramente rivedere anche un po' i valori dello sport, comunicare questi valori dello sport è sicuramente fondamentale. Si fa attraverso la formazione e poi le difficoltà economiche, questo è purtroppo... non tutte le società sportive hanno quella capacità progettuale anche di attuare i progetti e seguirli in modo adeguato e spesso si perdono delle risorse importanti, questo è un peccato. Quindi una bella sinergia fra tutte le istituzioni sarebbe auspicabile e noi come CIP diamo la piena disponibilità. Grazie. Grazie Antonio Gozzinelli. Se non ci sono domande dal pubblico, la nostra dirigente Sofia Lanini consegna gli omaggi per gli ospiti e passiamo poi al secondo blocco che condurrà Michele. Grazie Riccardo. Mentre la nostra Sofia Lanini appunto sta consegnando appunto questi regali, ora passiamo al prossimo blocco. Veniva citata appunto la sinergia tra le istituzioni e allora adesso è un momento proprio istituzionale perché chiamiamo il direttore della Fondazione Arezzo Comunità Alfredo Provenza, Nicola Carini, che è vicepresidente della provincia di Arezzo, Federico Scapecchi, assessore allo sport e alle politiche giovanili del comune di Arezzo, e poi anche le nostre forze dell'ordine con il nostro questore Maria Luisa Di Lorenzo, questore della questura di Arezzo, e il comandante dei vigili urbani, il nostro caro Aldo Poponcini. E apriamo però dunque questo spazio con un video, credo che abbiamo pronto, un video che riguarda appunto il vice sindaco del comune di Arezzo, Lucia Tanti, che non è potuta intervenire direttamente qui in presenza, e poi daremo la parola per prima al nostro questore Maria Luisa Di Lorenzo. Un saluto a tutti, scusandomi per non essere presente, sarei venuta molto volentieri ma purtroppo stamani mattina sono dovuta andare a Roma e quindi non posso proprio essere ad Arezzo, però ci tenevo a condividere con voi alcune considerazioni. La prima è un ringraziamento a Lorenzo e a tutto il CSI perché ha permesso di riaprire un tema, o meglio, ha permesso di riaprire una relazione tra due temi che sembrano sostanzialmente molto distanti e invece sono intrinsecamente molto vicini, cioè il tema della fede e il tema dello sport. La seconda considerazione di ringraziamento è per tutto il lavoro che il CSI sta facendo in questi anni, e credo che la presenza di Lorenzo e della sua squadra siano stati uno stimolo insuperabile per fare di questa realtà un lievito e un cemento della città di Arezzo, riaprendo molte realtà sportive, ridando agli spazi di comunità un luogo non soltanto di educazione ma anche di coesione sociale e di approfondimento e di conoscenza e di educazione spirituale. Io credo che il tema dello sport e il tema della fede siano, come ho detto prima, strettamente correlati. Credo che l'esperienza umana abbia bisogno di trovare in questi due aspetti delle dimensioni di grande correlazione, soprattutto di grande confronto. Ci sono delle modalità condivise, mi verrebbe da dire, per come si vive l'una e l'altra esperienza: la capacità di stare insieme, la capacità di vedersi come squadra, la capacità di condividere un'esperienza, la forza di tenersi per mano e di concorrere insieme ad un risultato. È chiaro che la fede ha una dimensione che è anche spirituale, a volte è particolarmente legata ad una dimensione metafisica, seppure la nostra è una fede dell'incarnazione, quindi ha bisogno dell'uomo che è la miglior rappresentazione dell'immagine e della somiglianza di Dio, ma è altrettanto vero che questi due momenti di comunità, se tenuti insieme, ci permettono di raggiungere obiettivi molto più alti. Obiettivi che hanno a che fare con lo stare in compagnia in maniera sana, l'obiettivo che ha di fare di una città qualcosa di più importante che una comunità. Grazie a tutti per l'impegno, mi scuso ancora e buon proseguimento.
Grazie, grazie al nostro vice sindaco Lucia Tanti per queste belle parole, questo bell'intervento. E adesso darei la parola al nostro questore che peraltro a proposito di sport ha avuto modo anche di alzare la coppa all'interno della Discobolo Cup organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Arezzo. Prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti, un ringraziamento per l'invito naturalmente al CSI. E, a questo punto penso che vi starete chiedendo ma che cosa c'entra il questore con lo sport? Che cosa c'entra la Polizia di Stato con lo sport? Tutto quello che è stato detto finora lo condivido appieno. Lo sport è gioia, lo sport è inclusione, lo sport è formazione. Con tutti i suoi pro e i suoi contro che il responsabile del CSI ci ha enucleato prima. Ma la Polizia di Stato non è avulsa dal mondo dello sport, anzi possiamo dire che sono qui proprio per offrirvi uno spaccato di quello che è, di quella che è l'attività dello sport nell'ambito della Polizia di Stato. La Polizia di Stato viene vista purtroppo come un qualcosa di repressivo, come una istituzione che svolge attività repressiva. Le cronache naturalmente tristi di questi giorni ce ne danno conferma, ma la Polizia di Stato è anche esserci sempre e esserci con tutti, quindi anche con lo sport. Lo sport quindi inteso quindi sia come attore protagonista che come custode dell'ordine e della sicurezza pubblica. Cerco di spiegarmi meglio. Proprio quest'anno ricorre il 70° anniversario dalla fondazione dei gruppi sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato, che nascono nel 54 con lo scopo di mantenere e promuovere anche tra i giovani attraverso i centri giovanili l'attività sportiva a livello agonistico per accrescere il patrimonio sportivo nazionale, e in quest'ottica le Fiamme Oro si dedicano alla preparazione di atleti di alto profilo in 43 discipline sportive che vengono praticate in 9 centri nazionali e 28 centri giovanili. Quindi vedete come anche noi attraiamo, siamo attraenti per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda i campioni. Ed ancora, per la prima volta nel 2010 è stata firmata una convenzione tra i gruppi sportivi Fiamme Oro e il Comitato Italiano Paralimpico, e quindi è stato fatto un ulteriore passo in avanti perché abbiamo incluso anche gli atleti disabili, e questo è una novità importantissima per tutto il movimento paralimpico e soprattutto per lo sport nazionale. Ma un altro passo è stato fatto. Noi prima, voi tutti, abbiamo parlato di bandi, di finanziamenti. Ebbene, io vorrei socializzare a tutti voi che noi abbiamo per entrare a far parte dei gruppi sportivi Fiamme Oro, dei concorsi che vengono espletati, sia per quanto riguarda gli atleti normodotati, sia per quanto riguarda gli atleti paralimpici. E quindi che cosa succede? Nel momento in cui si superano questi concorsi, per la prima volta tra le forze dell'ordine vengono assunti questi ragazzi a tempo indeterminato, e questa secondo me è una cosa veramente molto molto importante, perché dà la possibilità di superare quel gap che molte volte la mancanza di fondi crea. Quindi benvenga anche la Polizia di Stato in questa attività, e vorrei proprio che questo messaggio fosse diffuso a tutti, nelle scuole, nelle famiglie, tra tutti noi, che fosse un mantra. Noi ci interfacciamo molto nelle scuole, ma a questo punto lo vorremmo fare anche negli oratori, perché sapere che si ha anche una prospettiva di lavoro
attraverso lo sport. Quindi lo sport non è soltanto aggregazione, non è soltanto fede, ma qui naturalmente ci addentriamo in un, mi addentrerei in un campo che non è il mio e che ciascuno vive a modo suo, ma che ci dà veramente un viatico per pensare anche a soluzioni di tipo diverso, ma addirittura ci addentriamo nel mondo del lavoro, quindi voglio proprio parteciparvi questa possibilità che può essere conseguita attraverso concorsi che si fanno per entrare nelle Fiamme Oro. Diciamo che per onore di Giubba vorrei dire che gli atleti normodotati e paralimpici delle Fiamme Oro hanno collezionato ben 148 medaglie ai Giochi Olimpici, 275 titoli mondiali, 278 titoli europei e più di 4.465 titoli nazionali. Quindi questo è veramente un risultato che dovrebbe spronare i giovani anche a cimentarsi in questi bandi di concorso. Poi, ahimè, lo sport per quanto riguarda la Polizia di Stato e quindi il questore, ecco perché che ci fa il questore qui, oltre che per promuovere quelle che sono le attività che svolge la Polizia di Stato, purtroppo c'è anche un'attività repressiva che facendo statistica si concentra soprattutto nel mondo del calcio e dobbiamo intervenire purtroppo sempre più di frequente in situazioni in cui vorremmo invece stare al di fuori, e cioè quando si verificano gli incidenti soprattutto sugli spalti o al di fuori dei campi sportivi. Ma io vorrei concludere questo mio intervento ringraziando nuovamente per l'opportunità che mi è stata data di poter mostrare e descrivere un'altra faccia della Polizia di Stato, ma anche per un invito da rivolgere ai vostri figli, ai vostri conoscenti, che tanti sono le palestre delle Fiamme Oro distribuite sul territorio a cui possono rivolgersi, e soprattutto anche alla possibilità di svolgere e di partecipare a concorsi per avere dei piccoli campioni che saranno poi i campioni del futuro. Grazie. Grazie, grazie davvero al signor questore Maria Luisa Di Lorenzo per averci ricordato questi importanti aspetti, sia relativi anche alla formazione educativa, sportiva, che riguardano anche la Polizia di Stato, anche il valore dell'inclusione sociale, abbiamo sentito. Adesso darei la parola al nostro comandante Poponcini per ricordare anche quello che è l'impegno dei vigili urbani su questo fronte. Buongiorno, devo ringraziare il Presidente Lorenzo, che è mio carissimo amico, per l'invito. Io però stamattina non posso parlare come in qualità di comandante della Polizia Municipale, ma sono quasi obbligato a parlare come dirigente volontario, che oramai chi mi conosce per anni, della mia attività che ho svolto nelle varie società d'Arezzo, perché penso di essere uno dei pochi che è stato un dirigente di quasi tutte le società, a partire dal Chimera, da Don Bosco, dalla Tusca, dall'Arezzo Calcio. La mia fascia operativa è sempre stata quella sui ragazzi che vanno da un'età dai 14 a 19 anni, perché la mia visione dello sport è un po' particolare. Cioè io ho fatto attività sportiva, chi è qui presente come l'allenatore Palazzi mi conosce, con qualità scarse perché giocavo in una squadra che era l'Arezzo, ma quando giocavo io pagavano 25.000 lire e due punti il presidente Terziani. Poi ho capito invece dell'importanza di fare volontariato, come ha detto Lorenzo, all'interno delle società, perché io ho sempre fatto volontariato, perché all'interno della Polizia Municipale noi non si svolge funzioni, diciamo, non si ha la possibilità di svolgere funzioni riguardanti lo sport. Però come volontari sì, questo si può fare, perché
si deve imparare noi adulti a non vedere lo sport solo come un fatto agonistico, però come un fatto di valori, cioè di recupero di valori per aiutare la scuola, la famiglia che è in difficoltà, le istituzioni che sono in difficoltà, perché il problema maggiore è sempre trovare i fondi, e quando i nostri ragazzi hanno un problema abbastanza grosso che è dovuto all'alcol, alle droghe e a fattori che dopo il Covid sono emersi in maniera prepotente. Basta pensare che i quanti TSO sono in aumento per l'uso del crack da parte dei giovani, cioè è un dato elevato. Quindi quando stamattina ho visto questa, diciamo, possibilità che possono fare anche o trovare i giovani nella fede, trovando una disponibilità da parte della Chiesa, dell'oratorio, di poter ritrovare dei valori anche dentro di loro, di divertimento, di uscire da determinate situazioni in cui si possono trovare e sfruttare la possibilità di fare sport, ma sport di squadra, ma possono anche essere sport singoli. Sport è bello, è divertimento, è riuscire a trovare dentro se stessi le capacità di crescita, e questo è quello che noi, diciamo, adulti o grandi, si deve insegnare ai nostri giovani. Noi siamo troppo facili applaudire il Sinner del momento. Chi lo conosceva Sinner nel 2018? Quasi nessuno. Ora è diventato l'idolo di tutti. Tutti sono andati a giocare a tennis. Questo è una forma, diciamo, che secondo me la nostra società deve imparare a modificare. Noi che si ha qualcuno come me, non ha più neanche i capelli, però i capelli bianchi, si deve dare la possibilità ai nostri giovani di crescere con lo sport. È questo che il nostro impegno come volontari nello sport si deve esprimere, e si deve far sì che avvenga nei confronti delle società che ci sono nelle nostre città. Grazie, grazie davvero comandante. Prego, questore. Volevo soltanto dire, mi raggancio a quello che ha detto il comandante Poponcini, se i ragazzi attivano nello sport, e questo è un concetto che deve essere assolutamente replicato a tutti i livelli, si allontanano da quelle che sono le sirene della malavita, che prima ho dimenticato di dire, e concedetemi una battuta, ci farebbero lavorare di meno. Grazie, grazie davvero per queste belle parole alle nostre forze dell'ordine. Adesso andiamo dal nostro assessore Scapecchi per ricordare proprio anche quello che è l'impegno del Comune di Arezzo. Assessore allo sport e alle politiche giovanili, quindi siamo proprio sul tema. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio anch'io Lorenzo e CSI per l'invito per questo importante convegno. Tra l'altro è la prima volta che entro in questo palazzo, complimenti anche perché è un bellissimo palazzo storico della nostra città che non avevo avuto modo di visitare ancora. Ma io mi ricollego un po' a quanto detto dal questore e dal comandante: più i ragazzi fanno sport, meno i ragazzi si dedicano ad attività poco consone. È una frase che ripeto spesso in convegni del genere e sembra una banalità, ma non lo è. Da assessore allo sport e alle politiche giovanili, e comunque facendo parte dell'amministrazione comunale di Arezzo, mi rendo conto quanto questa sia una verità. Questo lo vediamo anche parlando con le associazioni sportive all'interno della nostra consulta comunale dello sport, e da qualche mese anche nell'altra consulta, quella proprio dei giovani, dove esperienze proprio o dirette o indirette da parte dei dirigenti sportivi ci raccontano come i propri ragazzi, i propri iscritti siano appunto impegnati sull'attività sportiva, e di conseguenza se tu lo sport lo fai volentieri, lo fai con profitto, ci tieni al risultato, gioco forza, non hai proprio tempo, non ti puoi dedicare a altre attività che poi, se anche tu trovassi il tempo, ti abbassano la prestazione, e quindi alla fine tu tieni al risultato però non lo ottieni, perché chiaramente il tuo fisico e la tua mente non hanno più le forze che avrebbero prima.
Questo come aiutarlo, come agevolare l'attività sportiva e quindi la diminuzione anche di criminalità e la diminuzione anche del lavoro appunto della nostra polizia municipale, che hanno comunque tanto da fare, promuovendo lo sport. E anche qui ho detto una banalità, però non lo è e bisogna attuarla, come il Comune sta tentando di attuarla. Una, non è più una novità, ma diciamo una misura introdotta da qualche anno è quella del voucher sport, che è un aiuto duplice. L'aiuto chiaramente alle famiglie, in questo caso meno abbienti, si parla di un ISEE fino a 20.000 euro, che comunque non è un ISEE bassissimo, entro il quale possono essere erogati questi contributi da 150 euro annualmente dal Comune per diciamo, alleviare il costo dei corsi sportivi per i nostri giovani. È un aiuto anche indiretto però, e lo è stato principalmente nella ripartenza post pandemia per le associazioni sportive, perché chiaramente in un momento di crisi anche economica che ha portato la pandemia, una delle prime rinunce che le famiglie avrebbero fatto era anche quella di un corso sportivo per il figlio, per la figlia, perché non era ritenuto fondamentale. Certamente non è il pranzo e la cena da mettere in tavola, però è fondamentale per tutto quanto abbiamo detto prima. E quindi abbiamo sostenuto indirettamente anche il mondo sportivo, che con un calo degli iscritti chiaramente avrebbe avuto costi fissi uguali e entrate minori. Quindi questa cosa è riscosso successo, siamo partiti dai 70.000 euro del primo anno, ne abbiamo più che raddoppiati nel corso del 2023, proprio perché le richieste da 600 sono passate a 1.100. E quindi chiaramente abbiamo visto che la misura funziona, la stiamo rifinanziando anche per il 2024, sono sicuro che le richieste saranno ancora di più. Tra l'altro abbiamo proprio in consulta dei giovani l'altro giorno abbiamo affrontato un argomento diverso, ma c'era un po' una statistica dei giovani della nostra città. Avere 1.100 richieste nella fascia 0-18 significa avere una percentuale altissima proprio di richieste sul totale dei ragazzi e delle ragazze che hanno che si collocano in questa fascia d'età in questo momento storico della nostra città, e quindi è un aiuto fondamentale che non possiamo certamente non replicare. E come aiutare anche in questa fase, questo aspetto, diciamo, è il dialogo appunto nelle consulte che dicevo prima, con i giovani stessi e con le società sportive, perché il comune, l'amministrazione può pensare di andare in una direzione in buona fede, credendo di fare bene, però non è detto. Quindi il confronto con i diretti interessati, con i clienti, diciamo, io vengo dal commerciale di una banca, insomma, quindi passatemi il termine, è importante, che tu devi dare un servizio al cliente nel lavoro, che è un servizio ai cittadini, in questo caso agli sportivi della nostra città. Quindi fare di testa propria, pensando pure in buona fede di far bene, si rischia poi di non arrivarci, e quindi il confronto è importante. Io dalle consulte entrambe ho ricevuto tanto, perché anche proprio nella stesura dei regolamenti dell'amministrazione ci sono stati contributi importantissimi che hanno reso i regolamenti quello che sono oggi, sempre migliorabili per carità, però sicuramente migliori di come avremmo fatto da soli, e poi migliori sono le politiche sportive che attuiamo. Grazie Assessore Scapecchi. Anche per averci ricordato proprio l'importanza di come il Comune promuove lo sport all'interno del nostro territorio. E adesso la parola al vicepresidente della provincia di Arezzo, Nicola Carini, che ci ricorderà anche lui proprio l'importanza del lavoro che la nostra provincia. Sì, grazie, buongiorno a tutti, anche io ringrazio Lorenzo per l'invito, ma sicuramente per questo lavoro che avete svolto come comitato, perché ci ha dato veramente uno spaccato importante di quello che è il tessuto della nostra provincia, quindi grazie per questo immenso lavoro. Hai usato due parole, sport e fede, che sembrano distanti, ma in realtà sono parole che includono entrambi valori importanti, appunto, e hanno un'unica missione, che è quella di fondamentalmente di salvare i nostri ragazzi, perché oggi, lo dicevamo prima anche negli interventi, abbiamo un problema con i nostri giovani, i social sono una roba incredibile, pericolosissima, ingestibile a tutte le età, perché purtroppo vediamo sia noi che facciamo politica, le istituzioni, veramente siamo alla mercé di tutto e di più in questi social, e i giovani non sempre sono in grado di capire quello che è giusto, quello che è sbagliato, quello che è vero, quello che è falso. Quindi sicuramente lo sport può essere una risposta importantissima. Avete toccato, e io parlerò di questi due temi, il discorso dell'impiantistica
e il discorso della formazione. Per quanto riguarda l'impiantistica, qui ci vuole una rivoluzione culturale, a partire dalla politica, da noi che facciamo, abbiamo dei ruoli nelle istituzioni, perché dobbiamo capire che le amministrazioni comunali, provinciali, regionali, lo Stato centrale deve investire sulle strutture. Non possiamo più avere dei bilanci, come dire, dove lo sport è relegato, no, al fanalino di coda, ma dobbiamo dare delle risposte importanti, perché senza impiantistica non riusciamo a fare sport, non riusciamo anche a come dire, far vedere un'immagine dello sport importante, far vedere che siamo dei luoghi dove possiamo accogliere le famiglie, le persone. Molto spesso i nostri impianti, insomma, hanno problematiche decennali, penso a alcune palestre anche della provincia, purtroppo, dove ancora magari piove, magari non riusciamo ad avere gli infissi chiusi, insomma, anche delle banalità, però da quelle immagini lì riusciamo, secondo me, a dare una svolta anche riguardo all'offerta sportiva che facciamo. L'altro discorso sulla formazione, abbiamo parlato della formazione degli istruttori, che è fondamentale. Io vengo da una federazione, la Federazione Italiana Tennis, che in questo ci ha puntato tantissimo in tanti anni. Abbiamo veramente dei corsi molto rigidi, quasi militari in alcuni versi, però credo che sia importante, perché quando tu vai a trattare con dei ragazzi, l'esempio che tu porti loro è fondamentale. Quindi ci devono essere persone veramente, come dire, formate, veramente che capiscono che valore hanno, al di là dell'agonismo, al di là di quello che verrà poi nel futuro di ogni ragazzo, però bisogna cercare di capire che noi costruiamo non solo sportivi, ma soprattutto uomini e eventualmente classe dirigente per il futuro. E proprio sulla classe dirigente dico e penso che vedo una differenza enorme tra chi fa il dirigente e viene dallo sport e chi fa il dirigente e non viene dallo sport. E anche lì la formazione è importante. Fare i corsi per i dirigenti è fondamentale, perché, e forse vado, come dire, controcorrente rispetto a quello che ci siamo detti fino ad oggi, l'agonismo non è un male assoluto. Assolutamente, l'agonismo è in tutto quello che facciamo, nella vita, nella politica, nelle relazioni con gli altri, quindi va preso l'aspetto positivo, perché ti aiuta a crescere, ti porta quei valori importanti di cui parlavamo prima, però è tutto il contorno che sta veramente intorno a te, che fa sì che non esasperi quell'attività sportiva, che riesce o non riesce, a seconda poi delle caratteristiche che ognuno di noi ha, perché di Sinner in questo momento ce n'è uno e, come dire, magari no, ce ne fossero tanti altri, però non è così. Però ecco, credo che il contesto in cui facciamo crescere un bambino che non esasperi questi valori sia fondamentale. Quindi la formazione per tutti è fondamentale, che poi sono le richieste che nella fine della tua relazione erano più evidenti, quindi formazione, non esasperazione dell'agonismo e impianti sportivi idonei per poter fare attività sportiva. Grazie al vicepresidente Nicola Carini, che ci ha ricordato questi temi importanti della impiantistica e della formazione. E adesso veniamo al direttore della Fondazione Arezzo Comunità, Alfredo Provenza. Abbiamo visto prima il presidente della Fondazione, Lucia Tanti, vice sindaco. Bella questa fondazione che mette insieme Arezzo Comunità, proprio tante realtà associative del nostro territorio, e ben si coniuga con questo tema di sport e fede, perché anche qui la comunità è fondamentale da questo punto di vista. Sì, grazie a Michele, grazie per l'invito agli organizzatori dell'incontro. Il report che è stato presentato dal presidente Bernardini mi hanno fatto pensare di lasciare da parte i saluti istituzionali e mi hanno fatto scattare un po' di ricordi personali e poi anche alcune considerazioni. E il primo ricordo in realtà è già partito sabato scorso, quando c'è stato un incontro presso l'oratorio di Staggiano, dove, rischiando l'insolazione, vero Monsignore? Abbiamo avuto tra l'altro un bellissimo incontro proprio per parlare
parlare sempre degli oratori e quasi propedeutico appunto all'incontro di oggi su sport e fede. E il ricordo è stato quello di un ragazzo che tanti anni fa ha iniziato proprio a giocare nell'oratorio rigidamente sul cemento, perché non esisteva. Io racconto sempre che il mio primo campo di calcio in erba l'ho praticato all'università a 19 anni nelle Marche, per cui prima erano soltanto campi in cemento, campi in terra battuta, però l'esperienza di quell'oratorio, l'esperienza di quel campo in cemento ha fatto maturare delle amicizie che ancora oggi, a tantissimi chilometri di distanza e a tanti anni di distanza, sono quelle. Per cui veramente un'esperienza che ti porti dietro poi per tutta la vita, che credo sia un valore di una importanza assoluta. E poi, riprendendo anche l'esperienza di cui parlava il comandante Poponcini, quello della dirigenza o comunque del volontariato all'interno delle società sportive. Io ho iniziato a occuparmi di calcio fondamentalmente dal 1992, quindi sono passati oltre 30 anni. Bene, sui campetti delle categorie all'interno dei campionati di terza e seconda categoria, da 30 anni vedo sempre le stesse persone, il che significa che due dei contro che erano stati segnalati, vale a dire il ricambio generazionale e la fine del volontariato, effettivamente sono dei problemi davvero importanti. E qui si innesca anche quella che è un po' l'attività della nostra fondazione. Uno dei progetti che abbiamo portato avanti come Fondazione Arezzo Comunità nel 2023 è stato quello di verificare le difficoltà che tutte le associazioni hanno, penso fondamentalmente alle pubbliche assistenze, per cui siamo partiti con una campagna pubblicitaria, promozionale, un cittadino, un volontario, che abbiamo ripetuto due volte nel corso dell'anno e che sta ottenendo dei buoni frutti, sempre con tantissime difficoltà, ma sta ottenendo dei frutti, che è quello poi che ci interessava più di qualunque altra cosa. E infatti su questo si innesta quella che è l'attività della fondazione. La fondazione Arezzo Comunità è l'ultima nata delle fondazioni promosse dal comune di Arezzo nel dicembre del 2021 e sta avendo anche qui degli ottimi risultati, perché siamo a oltre 56 associazioni che hanno aderito alla fondazione, associazioni naturalmente del volontariato, del terzo settore, enti di promozione sociale, enti di promozione sportiva, che tra l'altro, mettendosi tra di loro, stanno cercando di risolvere qualche problema, non solo nel settore del sociale, nel settore delle pubbliche assistenze. I nostri due valori fondamentali sono quello di dare dei servizi a chi dà servizio, questo è il primo slogan, soprattutto per le piccole realtà. A noi aderiscono anche delle realtà molto importanti, soprattutto nel mondo della cooperazione, dei servizi, ma anche delle piccolissime realtà che si occupano di patologie particolari, penso all'autismo, penso ai malati di Alzheimer. Ecco, sono delle associazioni che probabilmente senza un sostegno non potrebbero per esempio aderire a dei progetti, partecipare a dei bandi. Ecco, la fondazione serve soprattutto per dare l'assistenza a queste associazioni nel settore per esempio dell'assistenza legale. Molti di voi hanno avuto dei grandi problemi legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale. Ecco, la fondazione c'era quando c'è stato bisogno, soprattutto per quanto riguarda la progettualità, creando anche delle sinergie molto importanti con altre istituzioni, come
per esempio la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, qui vedo il rappresentante del territorio aretino che ci ha dato una mano importantissima per poter diffondere anche attraverso queste piccole realtà del sociale, del terzo settore e del volontariato. L'ultima considerazione che volevo fare, e anche questa legata allo slogan che c'è proprio sotto il logo della Fondazione, insieme di più. La Fondazione è nata soprattutto per fare in modo che le associazioni di vari settori che magari non si conoscevano potessero conoscersi, ma soprattutto collaborare. È di questi giorni proprio un importantissimo risultato sul centro di autismo costruendo al Pionta, dove le associazioni aderenti alla fondazione che si metteranno insieme per gestire la parte sociale di questo centro. È un risultato importante, così come l'impegno nel settore del sociale sarà l'impegno nel settore dello sport, con la speranza, come diceva il nostro questore, che la domenica, quando alla fine della partita si riesca a portare a casa, non dico la pelle, però insomma di essere tranquilli, perché posso garantire che la domenica è un rischio. Le persone tranquille come me si trasformano in maniera veramente incredibile. Quindi grazie ancora a voi. Grazie anche al direttore Provenza, ringraziamo i nostri ospiti, e adesso c'è una domanda dal pubblico. C'è una domanda? Sì, no, io volevo porre una questione molto semplice, perché parliamo tanto del discorso della crescita degli atleti, degli istruttori soprattutto, però nel territorio qui a Aretino, io premetto, ho una piccola palestra, ma penso che sono da 74-75 che ho iniziato a fare sport, e ci sono delle palestre che non hanno un diploma, non hanno un'istruzione, non hanno niente. Addirittura ci sono alcuni soggetti che pubblicano sui social, facendo poi a riferimento ai social, che dentro i garage insegnano delle attività sportive da contatto. Io insegno box, kickbox, K1. Voglio dire, nessuno fa un controllo, nessuno va a vedere come mai questi signori, questi soggetti possono avere. Premetto, io ho due diplomi, maestro di kickbox e istruttore di box, che poi tutti gli anni vengono giustamente rinnovati. Vorrei capire come mai, ecco, nessuno fa un qualcosa per intervenire presso queste cose, perché questo è abusivismo, questo è anche una cosa deleteria poi per le persone che fanno delle cose normali al 100%. Questa è sicuramente una materia spinosa. Io, come rappresentante delle forze di polizia, mi impegno a attivare una serie di controlli, perché naturalmente ci sono, come ha ben detto lei, delle realtà che lavorano sulla formazione certificata e realtà invece dove questa formazione non è certificata. Questo naturalmente crea e può creare un danno non soltanto di carattere amministrativo nel momento in cui intervengono le forze di polizia per cercare con la loro multa, diciamo, ma creano un danno anche ai ragazzi stessi che frequentano quella palestra, perché naturalmente, non avendo la formazione necessaria, possono anche in qualche modo indebolire
quella che è l'attività del ragazzo nella palestra. Quindi io mi impegno sicuramente insieme alle altre forze dell'ordine a fare dei controlli. Poi non so se vuole aggiungere qualcosa anche da un punto di vista politico per quanto riguarda il concetto di formazione dei formatori, certificata soprattutto. Intanto grazie per questa cosa. Come diceva giustamente la dottoressa, è un argomento molto spinoso che va, come dire, in varie fasi dell'abusivismo. Rimanendo allo sportivo, sicuramente io le ripeto, le porto la mia esperienza sportiva da maestro di tennis, che come dire non esercito più da tanti anni, però so benissimo come funziona. Noi abbiamo la federazione che, come dire, annualmente fa i controlli, passano dei referenti della federazione per i circoli da tennis che sono affiliati con la federazione e, come dire, le garantisco che sono insomma, controlli seri e severi. Fra l'altro in questo momento, dopo la riforma dello sport, andiamo anche su meccanismi che non interessano solo la federazione, ma penso anche all'agenzia delle entrate, la finanza eccetera, quindi insomma credo che i controlli ci siano. Ora, nel caso specifico suo di specie non lo so e non credo che sia questa la sede il momento di entrarci, però ecco, credo che anche la sua federazione di riferimento, come dire, una segnalazione alla federazione di riferimento se non fa questi controlli credo che sia auspicabile, insomma. Aggiungo questo, a me non risultano ad oggi delle segnalazioni su questo tema, quindi possiamo prendere spunto da quello che è il suo intervento anche per invogliare le persone a segnalarlo anche alle forze di polizia, perché come sapete noi siamo impegnati a 360 gradi su tanti settori e quindi questo per esempio che è importante potrebbe sfuggirci, quindi anche un invito a segnalare in forma anonima naturalmente quelle palestre, quelle strutture che in tale formazione non sono autorizzate o comunque certificate. Grazie. Mi sento chiamato direttamente in causa come CONI ed è un tema importante quello che lei ha sollevato. Allora, vorrei innanzitutto premettere per chi non avesse a mente quello che è l'ordinamento e l'organizzazione sportiva, che al CONI fanno riferimento le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e le associazioni benemerite. Tutti questi soggetti che quindi hanno un riferimento ad uno statuto, ad un ordinamento federale piuttosto che di promozione sportiva, hanno la possibilità di promuovere le attività sportive secondo quelle che sono le regole olimpiche riconosciute e condivise. Ci sono poi tutta una serie di soggetti, chiamiamoli privati, che portano avanti parallelamente questo tipo di attività, non indebitamente, ma magari spacciandosi per atleti tecnici formati e competenti per la stessa disciplina sportiva. Allora, questo evidentemente non è un'attività illecita, diventa illecita nel momento in cui fanno riferimento ad una federazione a cui magari non sono federati, piuttosto che a un ente di promozione sportiva. Questo, per come CONI, evidentemente ci interessa e ci riguarda, ed è importante in questo caso, oltre che alle istituzioni preposte, fare magari una segnalazione a quella che è la procura federale di riferimento, perché le procure federali, che sono gli organi di giustizia sportiva, possono intervenire e magari inibire i soggetti ad utilizzare il marchio della federazione piuttosto appunto che dell'ente di promozione sportiva. Quindi è importante che queste realtà emergano, vengano portate a conoscenza dei soggetti preposti al rispetto delle normative e dei regolamenti, proprio per evitare che si sovrappongano o comunque possano intralciare il lavoro di chi evidentemente fa riferimento a regole, regolamenti, federazioni, quindi a un percorso strutturato che richiede tanti adempimenti. Le scorciatoie
non ci interessano, non ci riguardano, noi come CONI facciamo un'attività strutturata e dobbiamo difendere quello che noi facciamo, quindi è importante che ci sia questa evidenza da parte vostra e di questo grazie. Ringraziamo anche Alberto Melis e intanto chiamiamo Giulia Innocentini del Centro Sportivo Italiano Comitato di Arezzo che consegna un dono ai nostri ospiti che ringraziamo per i loro interventi importanti che ci hanno portato sul tema legato allo sport, alla formazione, alla fede. Abbiamo sentito interventi importanti di grande valore. Intanto inviterei a raggiungerci per i prossimi interventi Teodolinda Agnello del Credito Sportivo Regionale Toscano, Andrea Sassi della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Sara Nocentini, progettista, per un nuovo intervento all'interno del nostro talk su sport e fede. Grazie, un caro saluto. Mentre intanto ecco, sono stati consegnati i doni da Giulia Innocentini ai nostri intervenuti. E adesso cominciamo questo nuovo blocco del nostro talk e interpelliamo subito mentre vediamo. Quindi qui chiaramente comprendiamo, entriamo sul tema che riguarda i bandi, tutta la progettistica. E inizierei con Teodolin Daniello del Credito Sportivo Toscana per ricordarci proprio l'importanza del lavoro che svolgete da questo punto di vista per la promozione dello sport. Buongiorno a tutti e grazie per questo evento che sicuramente sarà foriero di tante iniziative. Io sono del Credito Sportivo, che è l'istituto di diritto pubblico che finanzia l'impiantistica sportiva e ha un mandato finalizzato, quello di migliorare la condizione italiana nell'ambito dello sport e da qualche anno anche nella cultura. Noi lavoriamo con gli enti pubblici e quindi nella fattispecie con i comuni, le province e lavoriamo con le società sportive e molto lavoriamo con gli enti religiosi, quindi finanziando progetti, oratori, campi sportivi e lo facciamo in modalità diverse perché siamo vicini al pubblico come ente pubblico finanziando a tasso zero. Con i comuni è appena uscito il bando in data 10 aprile, è un bando a sportello e tanti stanno insomma facendo richiesta di finanziamento perché tanti hanno progetti nel cassetto, perché purtroppo il territorio italiano e la Toscana in particolare è molto indietro sull'impiantistica e quindi perché non fare un investimento tale per cui si migliorano le nostre strutture? Lo sport ce lo siamo detti prima più volte, è la terza agenzia formativa, è quella che aggrega, è quella che rende uguali, è quella che fa il gioco di ruoli, è quella che avvicina, è quella che non ha una lingua. Uno sport non ha necessità di una lingua e un idioma perché i ragazzi vengono aggregati anche senza parlare la stessa lingua. E finanziamo gli oratori ed è un grande progetto che stiamo portando avanti negli ultimi anni perché la maggior parte delle parrocchie poi hanno il campino piuttosto che l'oratorio, creano aggregazione, fanno sostegno alla famiglia, tolgono i ragazzi dalla strada, creano i presupposti di una buona salute e osservano la legalità, perché era un po' come si era detto prima col questore: se non si è per strada non si frequentano cattive compagnie, se non si è per strada non ci si droga, se si fa sport si capiscono i ruoli, se si fa sport si impara a perdere, si impara a vincere. Quindi è anche il comportamento che noi lasciamo ai futuri giovani di domani. Quindi il credito sportivo c'è per finanziare ogni tipo di investimento che ovviamente abbia un fine specifico.
che può essere una palestra, ma anche le palestre della scuola, che può essere un palazzetto sportivo, che può essere il risparmio energetico delle strutture che ora pesa notevolmente su quella che è l'impiantistica sportiva, che possono essere la messa a norma, i rinnovamenti, e lo facciamo con una modalità molto vicina al territorio, all'ente comunale, alla provincia. E quello che lei diceva prima, i bandi, sì, noi lo facciamo con un bando, e per alcune tipologie di realtà è complicato accedere a un bando, ma non è impossibile. Quindi abbiamo anche un customer care che fa un supporto a tutto tondo a quello che è l'inserimento della richiesta specifica. Quindi approfittiamone, abbiamo possibilità, e davvero, essendo un istituto di diritto pubblico, è a tasso zero, se non per gli enti pubblici e le parrocchie. Tutto il resto sono operazioni bancabili, ma sono comunque operazioni che noi facciamo a società sportive, e per cui avvicinarsi a una banca commerciale è complicato, perché non hanno i numeri, non hanno possibilità, ma noi riusciamo a finanziare anche quello. Quindi dopo lascio i miei riferimenti e vi aspettiamo numerosi. Grazie, grazie davvero, perché penso che sia un'opportunità importante e bella che possono cogliere gli oratori della nostra diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro. Ma in tanti ci conoscono già, perché in Toscana abbiamo finanziato tanti oratori. Ah, e questo è bello, quindi è molto importante. Tantissimi oratori abbiamo finanziato. E io ogni giorno sento al telefono un parroco. Sono il referente commerciale della Toscana, quindi amo anche visitarli, perché poi sono orgogliosi di quello che creano, mi portano sul territorio a vedere i campini, le clubhouse, perché loro fanno particolare attenzione poi all'aggregazione familiare, cioè la famiglia che accompagna i bambini e creano anche un'attività ricreativa per la famiglia. Quindi importante conoscerci, perché non tutti ci conoscono. Molto importante, quindi bello che si possa estendere questa conoscenza. Passiamo la parola adesso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con Andrea Sassi, fondazione molto conosciuta, e ricordiamo appunto quello che è il vostro impegno sul settore della promozione dello sport, legata magari anche appunto ai nostri oratori. Buongiorno, grazie per l'invito, per questo convegno, devo dire, interessantissimo. Qua ci occupiamo forse, rispetto a prima, ho sentito parlare di tre problematiche principali. Tante opportunità, ma anche tanti problemi. I tre mi sono segnato di poter dire vetuste, formazione e volontariato. Ecco, noi rappresentiamo il quarto problema, che è il reperire i fondi. Ma che magari meno, quando si parla di soldi, è un pochino meno, un tema meno alto, però purtroppo i progetti che si vogliono portare avanti sono necessari. E la mia fondazione, quindi Fondazione CR Firenze, ha come riferimento anche il territorio aretino, anzi devo dire che è ormai rimasta l'unica grande fondazione che interviene nella nostra provincia, e si occupa di dare contributi a fondo perduto per tutto quello che è il mondo del terzo settore. Chiaramente lo sport non è di per sé una delle mission principali della fondazione, in quanto si occupa soprattutto di welfare, beneficenza e assistenza, ma spesso e volentieri lo sport diventa anche welfare e assistenza, specialmente per quelle fasce di ragazzi, parlando di giovani, con problematiche, con problemi discriminatori, con problemi sociali, con problemi economici, ed ecco che quindi la maggior parte dei bandi che la fondazione promuove durante l'anno, anche se non portano nel titolo magari la parola sport, ma possono essere tranquillamente aggiudicati da tutti gli enti che vedo, le associazioni che sono oggi qui riunite. Mi viene da pensare, ad esempio, uno dei bandi più importanti che viene fatto è sui centri estivi. Quindi centri estivi che spesso e volentieri vengono
portati avanti da oratori, vengono portati avanti nei paesi di tutta la provincia, quindi non soltanto nel tessuto quindi della città di Arezzo, ma proprio in tutte le vallate. E da un anno che presento la provincia di Arezzo in questa fondazione, mi sono accorto fin dal primo anno che si è conosciuta, ma ancora non si è espressa al massimo, quindi c'è molto spazio per poter, abbiamo visto personalmente anche grazie all'aiuto di chi mi ha presentato molte situazioni, come Arezzo, la Fondazione Arezzo Comunità, siamo riusciti in brevissimo tempo a far atterrare nel territorio tante risorse. Ripeto, ci tengo a sottolineare, sono a fondo perduto, quindi a differenza dei finanziamenti di cui si parlava prima, possono avere anche questi un impatto molto importante. Ci sono molte richieste che non sono state fatte per paura della difficoltà del poter presentare un bando. Capisco che l'idea di presentare un progetto, di doverlo trasmettere in maniera telematica, di dover poi dopo rendicontare, possa inizialmente frenare, però ho conosciuto e ho avuto modo di conoscere tanti professionisti nel settore che si occupano di poter portare consulenza e di poter aiutare, quindi dalla parrocchia all'associazione sportiva all'ente, che, di supportarli. E quindi io vorrei soltanto chiudere il mio intervento sperando di trovare molte più richieste dalla provincia di Arezzo, di poter quindi creare più rete tra le associazioni e i professionisti che si occupano di presentare questi progetti, perché ci tengo, insomma, il nostro territorio ha bisogno di una fondazione di riferimento, e senza il nostro apporto, visto che tante strutture farebbero fatica, e quindi vorrei che questo vantaggio si potesse ampliare ai più. Grazie davvero al dottor Sassi. E abbiamo sentito, appunto, citava l'importanza proprio della progettistica per quanto riguarda i bandi, e quindi diamo la parola adesso a Sara Nocentini, che proprio di questo si occupa. Sì, buongiorno, ringrazio anch'io gli organizzatori di questo evento. Io di lavoro faccio la progettista, ovvero cerco finanziamenti pubblici e privati sia di livello locale che nazionale ed europeo, e scrivo progetti per associazioni, enti pubblici, organizzazioni pubbliche e private, perché poi alla fine a diversi livelli tutti hanno bisogno di qualcuno che conosca la dinamica di queste progettualità e di come funzionano effettivamente poi nella loro presentazione, gestione e rendicontazione. Io mi ricollego ovviamente al ragionamento che faceva il dottor Sassi, perché siamo, diciamo, indirettamente colleghi. È vero che nel territorio aretino abbiamo la fondazione che sostiene, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che sostiene molte realtà. Ed è vero anche che tante piccole, soprattutto realtà, non se la sentono di presentare anche delle progettualità, perché hanno anche un timore di una gestione complessa, della complessità proprio del progetto. È vero anche però che tanti hanno delle buonissime idee, e la cosa importante che dico sempre a chi vuol presentare un progetto è che quello che conta è l'idea, perché l'idea, l'innovazione, il fare rete, ricollegandomi anche qui con la presentazione di questa indagine che è stata fatta da CSI, il fare rete sul territorio, anche fra realtà differenti, lo sport con la cultura, lo sport con la solidarietà, lo sport con il carcere, cioè ci sono tante situazioni che possono essere
rese, progetti e che possono portare veramente una ventata di innovazione, uno sviluppo per il territorio, la creazione anche di cittadini migliori, no? Sia fra i giovani che fra i meno giovani della popolazione. Mi piace anche l'idea dei giovani che portano qualcosa di nuovo, perché comunque secondo me ascoltiamo ancora poco i giovani. Io sono di quest'idea, che loro hanno tante cose da dire e noi adulti non siamo abituati ad ascoltarli più di tanto. E sarebbe importante, secondo me, aumentare anche, dare più parola ai giovani su questi aspetti, perché potrebbero nascere dei progetti che sul territorio magari sono innovativi e possono portare qualcosa, veramente un valore aggiunto. Vi ringrazio. Grazie, grazie, bello anche questo tema dell'ascolto dei giovani, importante. Adesso, mentre abbiamo da consegnare, come sempre, i doni ai nostri ospiti, li ringraziamo davvero per averci offerto questa bella panoramica, andiamo a vedere un video di Bernard Dica, giusto? Sì, che è appunto il portavoce del Presidente della Regione Toscana, Giani. Buongiorno e scusatemi per non poter essere lì presenti con voi, purtroppo quest'oggi devo rappresentare il Presidente Giani in più luoghi della Toscana e non ho le sue capacità di onnipresenza, ma il Presidente ci teneva a darvi il suo saluto. In questo momento è a New York, negli Stati Uniti, ma sapete il legame che c'è profondo tra lui e lo sport, tra lui e il CSI, dimostrato anche negli ultimi anni con il sostegno alle vostre attività. Permettetemi di ringraziare il Presidente Bernardini e tutto il CSI a tutti i livelli, che oggi è così ben rappresentato. Un caro e affettuoso saluto al Presidente regionale Faraci. E non posso non salutare e ringraziare anche a nome del Presidente Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Andrea Migliavacca per il lavoro straordinario di pastorale che sta facendo non solo a livello aretino e a Sansepolcro per quella che è la sua diocesi, ma a livello toscano, alla guida della CET in materia appunto di sport. Lo sport va sostenuto, siamo felici di dirlo con i fatti. In questi 3 anni abbiamo investito oltre 70 milioni di euro nelle infrastrutture pubbliche e sportive in tutta la regione. Crediamo però di dover fare ancora di più, sicuramente abbiamo fatto molto di più di chi ci ha preceduto, ma ciò non nasconde il fatto che c'è un grande dono in Toscana, una grande fortuna costruita negli anni all'insegna della fede, quello degli oratori e dei luoghi diocesani e parrocchiali, dove si fa sport, dove si fa comunità. Ecco, sport e fede sono indubbiamente qualcosa di straordinario nelle vite di chi riesce ad avere questo dono, ma soprattutto è importante sostenere quei luoghi che sono privati, sì, sono appartenenti alle parrocchie, ma le parrocchie sono comunità di fede, quindi sono indubbiamente luoghi pubblici e per questo vanno sostenuti anche con investimenti della regione. Speriamo con il Presidente nei prossimi mesi e anni di sostenere con investimenti il rifacimento di quei campi parrocchiali, luoghi di comunità e di sport, e sicuramente stiamo già lavorando per sostenerne le attività di quegli oratori con una legge che abbiamo inviato al Consiglio regionale, promossa dalla Giunta e dal Presidente Giani. Insomma, tante sfide ci legano, ma in un mondo in cui la speranza si affievolisce per quello che accade ogni giorno in altri luoghi sfortunati, oggi la fede è indubbiamente qualcosa che ci può aiutare ad avere speranza, quella speranza che diceva Sant'Agostino a due figli: lo sdegno per le cose che non vanno, ma anche il coraggio di cambiare le cose che non vanno, con impegno, partecipazione, spirito di comunità. Grazie di cuore, un abbraccio e un caloroso saluto a tutti voi e agli autorevolissimi relatori di questa mattina. A presto. Grazie, grazie a Bernard Dica per questo intervento, grazie ai nostri relatori. Noi proseguiamo quindi con il giro di interventi dei nostri ospiti. Chiamerei accanto a me Riccardo Buffetti, appunto. Eccomi. Proseguire. Abbiamo parlato dei giovani, non li abbiamo sentiti parlare, adesso invece è arrivato il loro momento, quindi chiamerei innanzitutto, prima ringraziamo anche la Diocesi di Siena con la segreteria del Cardinale Lo Giudice, ma anche Gian Primo Giardi del Consiglio Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e Donna Gianola del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI, che hanno supportato e sono vicini a questo convegno di oggi di sport e fede. Dicevamo, possono salire dunque qua sul nostro palco Roberta Bini, Presidente
della Scuola Severi di Arezzo, Isabella Ravegnani, rappresentante della Consulta Studenti, prego. E poi abbiamo, a proposito di formazione, anche la dottoressa Elisa Canocchi, che è educatrice, formatrice e coordinatrice pedagogica. Con lei parleremo soprattutto di una tematica molto moderna e importante. Diamo subito il microfono dunque alla vicepreside della Scuola Severi, Roberta Bichi. Abbiamo parlato dei giovani, tra poco sentiremo anche la loro testimonianza, ma dal punto di vista scolastico, come stiamo nel 2024? Allora, una bella domanda e anche molto complessa. Innanzitutto volevo ringraziare il presidente Bernardini Lorenzo perché mi ha dato la possibilità di essere la voce della scuola questa mattina, che è molto responsabile, da parte mia è una responsabilità molto grande, perché la scuola è una di quelle componenti che deve lavorare, non da sola ovviamente, ma capillarmente, quotidianamente deve risolvere una serie di situazioni che riguardano purtroppo un momento di grossissimo disagio che tutti quanti insomma noi abbiamo sott'occhio. Noi però come docenti abbiamo il dovere di rispondere insieme a voi, mi permetto, quindi insieme alla famiglia, insieme al territorio, insieme a tutte quelle situazioni che possono portare un forte contributo, abbiamo appunto il dovere di rispondere a due diritti fondamentali costituzionali che hanno i giovani e che abbiamo tutti. Uno è il diritto all'istruzione e uno è il diritto alla salute, che vanno assolutamente a braccetto. Quando parliamo di istruzione non voglio parlare soltanto di conoscenze, la comunità europea ci ha dato un sacco di indicazioni, una serie di competenze che partono ovviamente dalle competenze disciplinari che non starò qui a elencarvi, ma ce ne sono alcune che sono sostanziali, competenze di vita, competenze nel senso di essere e di sentirsi, e parlo soprattutto di giovani, di sentirsi la consapevolezza di poter agire e di poter fare sia nel presente che nel futuro. Questo purtroppo in questo momento invece nei giovani, ahimè, non c'è. O comunque c'è stato un momento di pandemia che ha portato ovviamente ad acutizzarsi questi disagi. Quindi noi abbiamo di fronte dei ragazzi che sono iperconnessi, ma che in realtà sono soli, che non hanno la capacità purtroppo e soprattutto gli strumenti per superare quelli che sono i semplici disagi del quotidiano. E quindi sto parlando purtroppo mi viene, ho il dovere di riportare di casi continui di attacchi di panico, c'è un'altissima percentuale di suicidi che sono in aumento, un aumento di disagi alimentari, sui comportamenti alimentari. E questi sono i famosi segni, e io li chiamerei anche segnali, che noi abbiamo il dovere di recepire. Perché i giovani ci parlano, spesso noi adulti siamo molto presi dalla progettualità, dal risolvere le situazioni, perdiamo di vista invece il quotidiano. Loro hanno bisogno di essere aiutati a raggiungere una propria consapevolezza, una consapevolezza che lo sport in questo caso ha nel suo appunto agire come strumento fondamentale. Quindi si parla di inclusività quando si parla di un giovane che fa parte di una squadra, e quindi in questa squadra tutti quanti devono contribuire all'obiettivo, passatemi che sia la partita, passatemi che sia qualsiasi altro obiettivo, ma soprattutto un obiettivo che deve portare alla socialità, all'accoglienza, all'accogliere l'altro come diverso, ma che con me può raggiungere un obiettivo molto importante. Quindi la consapevolezza di poter agire, di poter superare tutte le varie difficoltà che nella vita purtroppo ti può portare. Questo lo sport è fondamentale, ma è fondamentale anche agire in sinergia, quindi la scuola deve essere una comunità educante aperta al territorio, ma deve parlare con il territorio, non bisogna solo fermarsi all'idea,
alla vision, alla mission, dobbiamo concretizzare nella quotidianità piccoli passi che poi possono portare a risultati di cui parlavo prima, che sono risultati di benessere. Cioè l'OMS è molto chiaro su questo: il benessere non è un'assenza di patologia, è raggiungere un equilibrio psichico, mentale e fisico che possa portare qualsiasi individuo e soprattutto i giovani a riuscire a risolvere, quindi superare tutte le situazioni che quotidianamente può affrontare. Quindi uno sport che deve essere una competitività ma sana. Noi siamo una società performante dove dobbiamo essere il più di tutto, il più bello, il più capace, e qui la scuola ha uno strumento importante, è il fatto che saper avere una competenza disciplinare, quindi noi lo chiamavamo una volta il saper far di conto, il saper leggere, il saper scrivere, diventa uno strumento indispensabile. Quindi non guardare troppo lontano, ma guardare invece molto più vicino alla consapevolezza dell'essere una persona. Perché quando andiamo a giudicare o commentare, questo purtroppo lo sento anche dai miei ragazzi, no? Quando parlano del mister, quando parlano di colui che l'aiuta appunto nello sport, c'è sempre questo disagio del non essere stato abbastanza. E invece dobbiamo essere molto cauti su questo, perché è importante l'errore, ma è importante rialzarsi dopo l'errore, è importante far capire che l'errore fa crescere e che non si è giudicati come persone, ma si è giudicati sull'atto che ho appena compiuto, che può essere però modificato. Quindi io sono un insegnante, quando vado a dare un voto non lo do mai alla persona, lo do a quello che la persona ha eseguito, quindi a quello che quel ragazzo, quello studente ha eseguito, facendogli però ben capire che lo può modificare, quindi rendendogli una idea propositiva di crescita e di miglioramento in maniera sana e in maniera tranquilla e serena, attraverso, ovviamente, passatemi il termine, attraverso l'amorevolezza nel fare le cose, nel trasmettere certi appunto contenuti, quindi attraverso l'amore, in questo caso la fede, alla spiritualità. Quindi volevo chiudere questo intervento con una frase che mi porto dietro dai miei studi universitari: non c'è conoscenza senza esperienza, ma non c'è esperienza senza emozione. Io mi rivolgo a tutti gli attori in gioco, ricordiamoci che l'affettività, l'amorevolezza e l'emotività, e le neuroscienze ce lo confermano, sono una parte integrante della crescita di ognuno di noi. Grazie. Grazie. Grazie alla vicepresidente della Scuola Severi di Arezzo, Roberta Bichi. Passiamo ai professionisti in questo caso. Abbiamo detto che oggi saremo stati, insomma, in grado anche di rispondere alle esigenze delle associazioni presenti a questo convegno. L'abbiamo visto anche nell'intervento precedente. Adesso lo spazio per la dottoressa Lisa Canocchi, che appunto ci parla di quanto siano importanti anche le neuroscienze per lo sviluppo cognitivo delle nuove generazioni. Innanzitutto buongiorno, grazie a Lorenzo, grazie ai collaboratori, al Centro Sportivo Italiano per questo invito, per questa opportunità di confronto, e in continuità con la professoressa condivido pienamente quanto detto e aggiungo: più che di sport mi piace parlare di attività motoria, di movimento, di motricità, e mi piace farlo fin dai primi anni di vita, perché va detto anche questo: certi stili di vita, certi comportamenti, certe attitudini si coltivano sin dai primi anni. Siamo abituati forse a pensare che lo sport si inizia quando si hanno 10, 8, 6, 7 anni, no? In realtà appunto le neuroscienze negli ultimi anni, gli studi ci dicono che il cervello proprio, la materia grigia, le connessioni, le sinapsi si sviluppano attraverso il movimento e attraverso il corpo. Io a volte mi irrigidisco quando dicono i nostri bambini sono bambini digitali. Dico no, i nostri bambini non sono bambini digitali, sono bambini senso motori, sviluppano le proprie competenze attraverso il corpo, attraverso i sensi, attraverso l'esplorazione. Allora dico, sinergia tra le varie agenzie educative, la famiglia, la scuola e sì, le associazioni sportive.
E tutte queste, come dire, tutti questi luoghi devono avere dei professionisti o comunque delle persone che hanno delle competenze, anche i genitori. I genitori è giusto che sappiano che sin dai primi momenti della vita i bambini non devono stare davanti a un videoschermo, o meglio, comunque non soltanto, o comunque per tempi molto limitati, questo ce lo dicono gli scienziati, gli studi sono piuttosto chiari, dati pure negli ultimi anni. I bambini devono esprimersi attraverso il corpo. Allora diventa importante semplicemente per una famiglia promuovere una passeggiata, una gita fuori porta, una gita in bicicletta magari, no? Quindi promuovere tutto quello che è movimento e conoscenza anche della realtà circostante, della realtà territoriale, della comunità attraverso il corpo, stando insieme. Lo sport, dico, inizia così, non inizia soltanto in una società sportiva, all'interno di un contesto strutturato. Lo sport è connubio tra livelli formali e non formali, tra contesti formali e non formali, e attraverso il gioco, perché comunque l'attività motoria è gioco, attraverso lo sport si costruiscono, ecco, delle altri tipi di competenze, delle competenze trasferibili in tutti i contesti della vita. Ora ne sono già state dette tante, no? Lo stare insieme, il condividere, la solidarietà, l'inclusione, il rispetto dei turni, lo sport è regola, lo sport è gioco. Mi piacerebbe aggiungerne una: lo sport è fatica. Da sportiva dico che lo sport è fatica. Dare valore quindi nuovamente alla fatica, rimettere al centro la fatica come modo per costruire il successo, per costruire un risultato, qualunque esso sia, il risultato personale, perché poi ogni persona ha sé e ha le proprie competenze, ha le proprie capacità, ha le proprie particolarità, per fortuna. La fede ci insegna anche questo, no? Ad essere unici tra tanti. Quindi dico, lo sport indirettamente, ma ancor prima l'attività motoria, il muoversi con il nostro corpo all'interno di un contesto, ci insegna tanto. Un altro tema molto importante è quello delle emozioni, sì. Lo sport significa anche emozionarsi, dobbiamo aver cura delle emozioni, quindi come genitori, come educatori, come allenatori, dobbiamo cercare di coltivare quanto più le competenze comunicativo-relazionali, dar peso alle parole, parole che possono essere a volte violente, possono essere, come dice qualcuno, appuntite. Possono ferire, soprattutto i nostri ragazzi che si trovano in un periodo molto particolare. Sono stati prima riferiti dei dati, che condivido, l'aumento delle malattie psichiatriche, soprattutto in adolescenza e in preadolescenza, disturbi d'ansia, da stress, disturbi del comportamento alimentare. Sono disturbi che nascono dalla relazione. I nostri ragazzi hanno bisogno di relazione e quindi ben venga la promozione dell'attività motoria, dell'attività sportiva, sin da piccoli, sempre, in ogni luogo. E mi preme dire, sì, ovviamente un'attenzione ai luoghi in cui ci si allena, alle strutture. Prima è stato sollevato questo tema molto importante, ma mi piace anche dire, lo sport si può praticare ovunque. Lo sport è uno stile di vita, è una forma mentale che ti cambia la vita, perché comunque fare sport, fare attività ti porta a mangiare bene, a bere in un certo modo, ad avere dei ritmi sonno-veglia che sono altrettanto importanti, le scienze ci dicono anche questo, no? Per il mantenimento della salute e del benessere, del più ampio concetto di benessere. Quindi benvengano queste iniziative, grazie di questo invito, un sacco di sollecitazioni e di contaminazioni belle, grazie. Grazie a Elisa Canocchi. Adesso il microfono passa a Bella Ravegnani, che rappresenta la consulta degli studenti. Tra l'altro poi tu vieni da un mondo anche familiare piuttosto sportivo, sì, sì. E chi meglio di te può comunque testimoniare la salute oggi delle nuove generazioni, sia dal punto di vista sportivo che sociale. Ok, allora intanto ringrazio il CSI per l'invito e vi volevo parlare di quello che è per i giovani lo sport effettivamente. Allora, sappiamo tutti che lo sport è un grande insegnante, l'abbiamo detto e ridetto, che ci dà tantissimi valori, che possono essere quello di imparare a perdere, quello di saper vincere, perché anche vincere è una cosa che va imparata, la disciplina, la fatica. Ma oltre a tutte queste cose, potremmo stare un'ora a elencare tutti i valori che lo sport ci dà, io mi vorrei soffermare su un'altra cosa che secondo me è altrettanto importante, che a volte viene banalizzata, ma che per noi giovani
È fondamentale. Lo sport per noi è principalmente amicizia. Amicizia e condivisione. La nostra generazione sta vivendo un periodo abbastanza difficile. Gli anni del Covid sono stati un colpo molto duro. Siamo sempre connessi e siamo sempre più soli. E questo isolamento, questa solitudine è difficile da superare. E una risposta a questo isolamento è lo sport. E allora perché molti giovani non praticano sport e non riescono ad avvicinarsi a questo mondo? Allora, le cause sono sicuramente moltissime. Io adesso mi soffermerei su due. Una è la comunicazione. Spesso da parte anche delle scuole non arrivano progetti e incentivi che riguardano lo sport. E questo è un grande problema perché noi ci siamo aperti alle iniziative, ai progetti. E spesso è difficile raggiungerli però. E un altro problema è quello delle infrastrutture che spesso mancano, soprattutto nelle vallate. Molti giovani che vorrebbero fare sport non possono perché vicino casa appunto non hanno impianti, non hanno strutture, se ci sono sono decadenti e anche questa è una cosa che andrebbe risolta. E quello che c'è comunque è comunicarlo, cioè a noi spesso non arriva niente, non arrivano progetti, non arrivano iniziative, anche se le cerchiamo e vorremmo partecipare, fare sport. Insomma, io quello che chiediamo è una comunicazione di quello che c'è, oltre a nuovi impianti, nuove strutture. Beh, direi che è più che giusta la tua affermazione. Perché ai giovani devono arrivare poi quelli che sono effettivamente tutto ciò che riguarda lo sport, ma non solo lo sport, perché è importante anche il tema sociale. Chiaramente noi oggi ci soffermiamo su questo. E su questo argomento voglio anche coinvolgere la vicepresidente del Arezzo, Giulia Innocentini, parte del gruppo giovani anche tu. Abbiamo visto anche ad accogliere tante persone che sono qua oggi, Sofia, Diletta, Giulia. Quindi devo dire che dal punto di vista di giovani il CSI è promotore probabilmente da questo punto di vista. Grazie Riccardo. Allora, prima di iniziare, di portare il mio contributo in questa mattinata di riflessione, voglio innanzitutto ringraziare tutti i membri del CSI, indipendentemente dal consiglio o dal puro volontariato, che sono presenti qui in sala e che vi invito a voltarvi per vedere: Mauro, Giancarlo, Alberto, Nicola, Antonio, Donatella, Maria Luisa, Diletta, Sofia, Giulia, Daniele. Faccio i loro nomi, Valerio, faccio i loro nomi non per campanilismo, come si suol dire, però è giusto riconoscere che il CSI che ho trovato io ben 7 anni fa era un CSI diverso, in grande difficoltà, e che con il lavoro di tutti è stato ristrutturato e per me rappresenta veramente la casa di chi ha bisogno di un appiglio alla vita. Abbiamo parlato più volte del valore dello sport e io credo di potermi concentrare su due aspetti fondamentali dello sport: la disciplina e la giustizia. Lo sport è il più grande maestro perché ci insegna che senza disciplina, costanza, mettersi in gioco, allenamento, duro lavoro non si ottiene nulla. Però è anche un grande promotore di giustizia perché nello sport tutto ciò che dai è tutto ciò che ritorna. E penso che in una società in cui le persone giovani più di altre, perché esistono molte categorie fragili, però in una società in cui le persone giovani più di altre sono oggetto di spesso pregiudizio, di ingiustizia, credo che lo sport sia un valore fondamentale perché ti insegna a relazionarti. E quindi mi focalizzerei anche su un altro aspetto, la mancanza di un dialogo intergenerazionale, che oggi è quello che è responsabile delle criticità che tutti viviamo, che tutti affrontiamo e che spesso erroneamente sia dalla parte dei giovani che dalla parte degli adulti ci affrettiamo ad etichettare. In realtà il contributo che voglio portare io è una riflessione su quanto il CSI per me sia importante dal punto di vista sociale, perché è un ente che permette questo dialogo intergenerazionale. Io sono la persona più giovane che fa parte del consiglio direttivo del Comitato di Arezzo e grazie al CSI, a differenza di
un qualsiasi ragazzo che si può trovare in un ambiente più scatolare, relazionarsi solo con i coetanei. Il CSI mi ha dato la possibilità di relazionarmi con gli enti, con le istituzioni, con gli adulti in generale, di formare un pensiero di collaborazione. Ecco, credo che da questo convegno di oggi, da tutti gli stimoli, da tutti i contributi, quello che deve farci uscire di qui è la voglia di collaborare con le differenti generazioni, i differenti enti, le istituzioni, in modo tale da poter raggiungere obiettivi sicuramente comuni, che sono quello del benessere sia di noi giovani ma della società tutta. Mi trema la voce perché sono emozionata, ho sempre fatto in tutta la mia vita tutto quello che ho fatto è stato per passione, dal volontariato in parrocchia, poi il CSI, e anche ora che sono qui è una grande emozione perché finalmente si mettono in relazione tutti i soggetti che abbiamo analizzato e con cui spero potremo costruire un posto veramente a misura di giovane. Grazie. Allora, grazie a Giulia Innocentini, vicepresidente del CSI di Arezzo, e adesso tre ospiti, Lisa Canocchi, Berta Vichi, Isabella Ravegnani, verranno omaggiate da Sofia del Dono, appunto, per aver partecipato a Sport. E Fede, ti lascio il microfono, Michele, perché abbiamo due video da mandare in onda. Grazie Riccardo, e mentre appunto Sofia Lanini del Centro Sportivo Italiano Comitato di Arezzo, vediamo bella anche questa realtà che veniva sottolineata da Giulia, vicepresidente del Centro Sportivo Italiano, della grande famiglia che è il Centro Sportivo Italiano, di come è stato rilanciato negli ultimi anni e di come ci sia anche una bella presenza di giovani, no? Che appunto lo portano avanti, ne sono protagonisti. Vediamo adesso un video che viene da Alessandro Monacelli, che è direttore della casa circondariale di Arezzo. Io vorrei innanzitutto ringraziarvi per l'invito, mi scuso per non essere presente, purtroppo avevo degli impegni pregressi. Ci tenevo a spendere due parole sull'attività che si svolge in carcere, in particolare l'attività sportiva, e in particolare ci tengo a ringraziare il CSI per il sostegno e l'aiuto che ci sta dando per portare lo sport in carcere. E voi sapete che l'ordinamento italiano, in particolare la nostra Costituzione, l'articolo 27, prevede che la pena debba avere e debba essere guidata da due principi fondamentali: il principio di umanità e il principio rieducativo. Questa è la grande ambizione costituzionale. E questa ambizione si scontra con la concretezza dei nostri istituti, spesso sovraffollati, spesso carichi di problematiche concrete, ed è così in Italia e così anche nell'istituto di Arezzo. In particolare la popolazione detentiva italiana è una popolazione che per la maggior parte è rappresentata da marginalità sociale, tossicodipendenze, problemi di disagio psichico e in generale persone che provengono da strati sociali più umili si trovano in istituto, nel nostro istituto, e per compiere un percorso di reinserimento in società. Questo è quello che ci impone la Costituzione. Per fare questa attività, questo percorso di reinserimento, e per ambire a un grande obiettivo, che è quello di inclusione di queste persone che sono in carcere, abbiamo bisogno di vari strumenti. Tra i vari strumenti che l'ordinamento predilige c'è anche lo sport, perché lo sport permette di responsabilizzare la persona detenuta, che è uno degli obiettivi che la pena deve raggiungere, la responsabilizzazione, accanto alla integrazione, alla socializzazione. Sono tutti obiettivi descritti dall'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario, la legge numero 354 del 1975. Ebbene, questi obiettivi, responsabilizzazione e integrazione, sono obiettivi che possono essere raggiunti anche grazie allo sport. Pensiamo ai giochi di squadra, quanto è importante quindi introdurre e agevolare sempre più lo sport in carcere. Per questa ragione noi abbiamo introdotto e facilitato il più possibile l'attività sportiva in istituto, ma questo si può fare, come sempre, solo grazie all'attività del volontariato. Ad Arezzo siamo fortunati perché c'è una grande comunità di volontari che ci aiutano,
La cittadinanza collabora e partecipa alla vita dell'Istituto perché abbiamo la fortuna che l'Istituto si trovi nel centro cittadino e si trovi in un contesto in cui moltissime persone vogliono perseguire gli ideali di solidarietà. E pertanto ringrazio ancora una volta il CSI per averci aiutato ad acquistare alcuni beni che saranno donati alla palestra del nostro istituto, ma soprattutto anche per averci aiutato ad organizzare delle attività sportive che partiranno nei prossimi mesi, che si svolgeranno nei nostri pochi spazi esterni e che permetteranno alle persone detenute di poter avere esaudito e poter avere concretezza di quello che è il diritto alla rieducazione, il diritto al trattamento. Grazie. Grazie anche a questo bel contributo del direttore della Casa Circondariale di Arezzo, Alessandro Monacelli. E adesso abbiamo un altro filmato dello studio Ghiretti, sono professionisti dal punto di vista delle strutture sportive, sono lontani da noi, quindi ci hanno inviato anche loro un video messaggio per la giornata odierna. Cari amici del CSI di Arezzo, grazie dell'invito e complimenti, perché vedete, parlare di sport come fatto culturale, come fatto sociale, come fatto di umanità vera è un punto di partenza straordinario per costruire sulla roccia, come dice il Vangelo. Lo sport oggi permea la società civile del nostro paese. È lo strumento più importante di realizzo di politiche sociali. Uno degli strumenti più importanti è sicuramente però la rete sociale più importante del paese. Il problema è che bisogna rendercene conto da sportivi, da uomini di sport, da volontari, da chi opera anche professionalmente e lavorare diventando un partner credibile per la pubblica amministrazione e volendo anche per le aziende che attraverso le organizzazioni come la vostra, la nostra, possono poi svolgere politiche serie di ESG, di responsabilità sociale. Allora in questa logica io credo che sempre di più bisogna arrivare a un modello di formazione, a un modello di sviluppo che rifugga l'arroganza e che nello stesso tempo però sia profondo e efficace. Questa è la sfida vera, secondo me, perché nello sport vedo troppa improvvisazione ancora e in parte ci sta, ma vedo troppa arroganza e troppi mercanti in troppi tempi. E non sono contro, anche perché è stata la mia vita, sicuramente a chi lo fa per professione, anzi, a chi lo fa per professione deve dare più degli altri perché è un fortunato a fare un lavoro che diventa anche passione. Abbiamo sempre parlato di professionismo con caratteri di volontariato. Lo stesso Santo Padre lo ha citato qualche anno fa questo tema e viceversa. Chi lo fa per volontariato deve dare il meglio di sé perché realizza se stesso realizzando i bisogni degli altri e crea un proprio circuito sociale. E quindi parliamo sempre di volontariato professionale. Questa è la sfida. E vi auguro che oggi sia un giorno in cui possa non solo cominciare, ma essere già un passo avanti. Grazie a tutti. Adesso presentiamo, vediamo che ci ha raggiunto in sala un volto noto ad Arezzo e che è Pierluigi Rossi, che è il primo rettore della Fraternità dei Laici, volto noto non solo ad Arezzo, ma insomma. E lo chiamerei se vuole per un intervento per dirci anche lui due parole di saluto a questo bel convegno che stiamo portando avanti, Sport e Fede, così vediamo proprio come veramente tutta la società civile è coinvolta dal Centro Sportivo Italiano Comitato di Arezzo e vediamo come tutta la comunità aretina, prima era presente anche la Fondazione Arezzo Comunità, proprio realizza una bella collaborazione, una bella sinergia, una bella famiglia, possiamo dire, per rimanere sul tema proprio legato a sport e fede. Prego. Prego, Pierluigi. Mi togliete il
cogliete del tutto impreparato, perché ero venuto qui per ascoltare. Conosco molto bene questi ambienti io. Ci sono stato quando ero piccolino e venire qui mi ha fatto anche un tuffo al cuore, perché conosco questi ambienti. Quando ero in questi ambienti io giocavo al pallone ed ero un'ala destra molto efficace, correvo molto, ero molto piccolo, molto mingherlino. Sapete chi era il terzino che mi buttava sempre giù? Don Alvaro. Don Alvaro mi faceva sempre gambetta e così siamo cresciuti insieme. Credo che lo sport sia soprattutto comunicazione. La persona comunica con l'altro, si articola e si mette insieme agli altri, si rapporta con gli altri, si rapporta anche con chi guarda, si rapporta con i propri amici, con le proprie conoscenze, trova amicizia, come diceva la ragazza prima, scopre la volontà, la fatica, che diceva prima la dottoressa Canocchi, perché la pigrizia oggi domina sempre di più, a qualsiasi età, ed è una pigrizia fisica che diventa anche pigrizia psichica, intellettuale e morale, perché è molto più semplice rimanere seduti nelle proprie idee, nella propria attività, nelle proprie convinzioni. E per fare anche lo sport ci vuole umiltà. L'umiltà significa riconoscere che nel momento in cui la persona è più brava di te, gli devi dare la mano, non in maniera sportiva all'inglese, ma perché riconosci che la persona è più brava di te. E questo è un passaggio importante, perché una persona che riconosce l'altra, in questa società c'è bisogno. Quindi lo sport ha un insieme di attività. La fede. Beh, ho trovato in un primo momento un pochino vivace, un pochino un passaggio robusto, diciamo, mettere insieme lo sport e la fede, ecco. Però, insomma, noi siamo cristiani. Non l'ho capito granché il rapporto tra sport e fede, devo dire con molta sincerità. Ho capito più lo sport e la fede, io capisco, ma se mi ha aiutato a capire io vi ringrazio. Allora, eccoci qua. Abbiamo creato questo format che è iniziato dal 2021 per cercare di partire dalle esigenze e bisogni anche degli oratori, quindi un po' quello che poteva essere problematica dell'impiantistica sportiva, i formatori, la mancanza dei laici che portano avanti le attività, per far riscoprire l'oratorio come anche un punto di servizio per la famiglia a tutto tondo e magari non solo dedicato a quei mesi estivi di emergenza per lasciare i bambini per i campi estivi. Questo l'abbiamo cercato di mettere in binomio con quello che ad oggi è anche la manodopera dei parroci che tutti i giorni si trovano a vivere l'oratorio, cercando di intervistarli, capire quali potevano essere le loro esigenze e bisogni in un sistema diocesano più che un mondo sportivo, anche di servizi di esperti da dare, si pensava all'opportunità dei bandi, alla possibilità anche di creare gli oratori come ASD o APS e quindi entrare nel terzo settore e poter usufruire delle varie opportunità economiche, per far così rinascere alcuni spazi sia da un punto di vista fattivo, quindi di nuovi locali, di nuovi spazi e quant'altro, ma anche per anche impegnare i giovani, pensiamo al servizio civile o ad altri progetti ancora, come un ruolo di ripartenza, perché quello che noi viviamo come CSI, perché il CSI ha come pane quotidiano, rimanendo a tema gli oratori, una difficoltà a far sì che lo sport possa continuare, non tanto come uno sport organizzato, perché lo sport organizzato è dura, ma anche destrutturato sarebbe già un successo. Quindi rimettere veramente la palla al centro del campo, anche negli oratori, con gli esempi di quello che succede anche al nord, dove l'oratorio è un'istituzione a tutto tondo, farla riscoprire con i parroci che credono in questa mission, che molte volte abbiamo sentito intervistandoli, si sono sentiti un pochino soli anche degli esperti che potessero condividere con loro un percorso, e metterli in rete con le istituzioni e tutti i collanti di un territorio, perché facendo squadra, facendo rete, si può dare anche noi il nostro immagine di essere cristiani, ma veramente di far sì che i ragazzi possano vedere nelle nostre strutture, dico nostre come le nostre diocesane, un punto dove potersi incontrare, formarsi e crescere. Mentre parlavi,
mi ricordo che tu hai fatto una lettera a me come governatore della Misericordia e credo che sia opportuno sviluppare questo rapporto tra Misericordia e la vostra attività, non solo per l'appoggio che avete bisogno quando fate l'attività, no? Ma anche per introdurre dentro la Misericordia, che visto che ci sono molti giovani, e avvicinare anche la Misericordia ai giovani, credo che l'attività sportiva possa essere e possa trovare dentro la Misericordia una sede attiva e recettiva. Quindi aspetto notizie, io rimango a vostra disposizione. Ringrazio sempre Michele, che è sempre vicino a tutte le attività che svolgo. Grazie davvero. Andiamo avanti con la scaletta, siamo vicini alla conclusione di questo nostro primo convegno chiamato Sport e Fede, che poi in realtà è un percorso che va avanti da quasi un anno, come diceva il Presidente Bernardini. Chiamerei qua nel palchetto, seduto ci starà poco immagino perché ha tanto da raccontare, Valerio Giunti, che è dirigente del CSI Arezzo, ma durante la pandemia, durante il Covid, ha costruito un'associazione importante che sta portando avanti e che è capofila di tante altre. Valerio, a te, vado a preparare le slide. Sì, grazie a tutti. Allora, io mi presento, intanto ringrazio i miei amici del Centro Sportivo Italiano per avermi invitato, ringrazio veramente a tutti i presenti, è un onore, siete stati veramente di ispirazione. Allora, faccio un appello intanto, io esco sempre un po' fuori dalle righe, perché è il mio carattere, non perché me la sono studiata. Faccio un appello ai bambini e ai ragazzi che siete stati voi, insomma, perché da quant'è che siamo qui, Lorenzo? No? Un'ora e mezzo? Allora, questa me l'ero giocata per la fine, di solito chiudo sempre così, però la uso adesso. Per favore, sorridete, perché vi ho visto seri, troppo seri, troppo seri, troppo poco bambini e troppo poco ragazzi. E come diceva, ora non mi ricordo il nome, perdonami, Sara, i ragazzi vanno ascoltati, insomma, no? La società sportiva, la mia società sportiva cerca di fare questo. Nasce, questa ve la metto qui sulla seggiola, così ve lo ricordate anche voi. Allora, la mia società sportiva nasce nel 2020, nel momento più buio dello sport italiano, perché era completamente fermo. Nasce a Badiate d'Alda, anche se ufficialmente la sede è a Sansepolcro. Nasce in una di quelle palestre dove non ci sono le righe. Io faccio Volley Revolution, pallavolo, non ci sono le righe del campo e non ci sono neanche i pali della rete. Quindi, insomma, nella migliore ipotesi le righe le faccio con il classico nastro per i carrozzieri e i pali le hanno forniti i genitori rubando, tra virgolette, li hanno comprati. I pali dei cartelli stradali ai quali io tutte le volte attacco una rete. Parto da lì, avevo 20 bambini, ma in realtà adesso sono rimasti 5, 6, e questa è la mia associazione. La Volley Revolution non è più una squadra di pallavolo, ma è diventata una sorta di gruppo sportivo. C'è il tennis, la pallavolo di Pieve Santo Stefano, la pallavolo di Badiate d'Alda, la zumba, il Pine Camp, che è gli OCR, quindi le corse a ostacoli, la Walk Tiberina, che sono i camminatori, e in più si aggiunge adesso anche il trail, quindi devo rivederlo il mio progetto. Vai pure avanti. Allora, questi sono i comuni. In realtà Riccardo vi sta facendo vedere la versione 4.2, perché io l'aggiorno continuamente, ma in realtà si aggiunge un comune, perché c'è anche Sansepolcro come comune coinvolto nella nostra attività. Vai pure avanti, non ti preoccupare. Quindi Pieve Santo Stefano, Badiate d'Alda, Sansepolcro, ripeto, è una società piccola, la nostra. Questa è la nostra visione. Crediamo che lo sport e l'attività motoria in esso connessa abbia un rapporto diretto con il benessere e la salute delle persone, così come il fatto che sia un importante fattore di integrazione e di socializzazione, uno strumento di cultura sociale. Lo sport è infatti ritenuto una leva per lo sviluppo dei valori sociali, svolge il ruolo centrale della formazione sull'educazione dei giovani. Qui c'è un po' tutto quello che avete detto voi, insomma, lo sport è un catino enorme di valori, di
esperienze di benessere di mille aspetti. Noi questa cosa l'abbiamo abbracciata subito dopo tutte le nostre cose. E la Volley Revolution è tutto questo. È un progetto di responsabilità sociale, perché ricordiamo che chi fa attività con i ragazzi, che sia un oratorio, che sia una società sportiva, ha una responsabilità che non è solo quella educativa, ma anche sociale, no? Di trasmettere ai ragazzi qualcosa e di andare un pochino oltre a quello che poi l'aspetto formale del competere, del progettare campionati o fare attività fino a se stessa. È un progetto di responsabilità sociale che vuole dare a tutti la possibilità di essere quelli che possono essere. La Volley Revolution vuole essere un ambiente motivante in cui tutti, ma proprio tutti, possono esprimersi liberamente senza il timore di non essere ascoltati o, peggio ancora, essere derisi. La Volley Revolution vuole essere per prima cosa un contenitore di valori e non di risultati. Il risultato è una conseguenza dell'ambiente. Il risultato sportivo è qualcosa che non è solo legato costruisco per vincere, ma costruisco per creare competenza che possa essere tecnica, che possa essere individuale come dirigenti, come arbitri piuttosto che segnapunti, che come allenatori. È una moderna società sportiva, non sto a darvi tutte le cose, crea nuove professionalità. Queste sono tutte cose che abbiamo messo a terra. Io ho preso i miei vecchi giocatori, anzi io faccio l'allenatore dal 1988, ho preso i miei vecchi atleti e ho detto vieni a darmi una mano, fai l'allenatore. Loro portano qualcosa di nuovo ai ragazzi, io ormai sono il classico vecchio, insomma. Ed è qualcosa che fa qualcosa per il territorio. Domenica scorsa a Badia Tedalda c'erano 400 atleti per il trail e 150 camminatori, provenienti da tutta Italia. Non l'abbiamo fatto per organizzare un trail, ma per promuovere il nostro territorio, per far vedere la Val Marecchia e il territorio di Badia Tedalda a persone che non sapevano neanche cosa fosse, per far visitare a piedi, con 52 km di percorso, tutto il crinale dell'Alpe della Luna che porta da Badia Tedalda fino a Borgo Pace. Sport e territorio. Con Roberto Ghiretti, che è quello che ha parlato prima dell'SG Plus, abbiamo fatto un convegno a Sansepolcro, abbiamo organizzato un convegno a Sansepolcro che parlasse proprio di questo, della ricaduta economica e sociale dello sport nei territori dove viene promosso. Ok? Quindi ci impegniamo anche su questo aspetto. Vai avanti, grazie. Qui ci sono tutte le cose che facciamo, chi riusciamo a coinvolgere. Vai avanti, tanto è inutile, non si leggono neanche. Come lo facciamo e come lo comunichiamo? Coinvolgendo il territorio, la comunità e i nostri target, che sono poi i famosi stakeholder, che sono chi sono? Sono i genitori che hanno bisogno di un servizio, magari per i ragazzi durante il camp estivo, durante le attività extra sportive, e i ragazzi stessi per lo sport. Creiamo esperienze innovative, coinvolgenti, cerchiamo di rendere l'attività sportiva un po' fuori dai canoni. Ah, per chi volesse saperlo, abbiamo due squadre di pallavolo che hanno perso tutte le partite di campionato. Così vi risolve il dubbio della nostra grandissima attaccamento alla vittoria. Quindi valori, passione, emozioni attraverso i social, anche fuori, e attraverso dei testimonial. Abbiamo amici che vengono a trovarci, che fanno attività. Fino adesso abbiamo lavorato nei due gruppi di pallavolo, vai avanti, grazie. Abbiamo fatto un camp estivo per 20 bambini che sono su a Badia Tedalda ed è multisportivo. Io coinvolgo tutte le associazioni del territorio a farmi mezza giornata di sport, quindi il basket di Sansepolcro, il calcio di Pieve, l'orienteering, lo CR, la pallavolo, il tennis di Sansepolcro. Li porto innanzitutto a visitare i nostri posti, ma poi soprattutto do ai ragazzi delle esperienze, cerchiamo di dare delle esperienze senza pregiudizi. Per noi non importa se fai pallavolo o fai tennis, l'importante è che il giorno in cui decidi che la pallavolo non è il tuo sport, ne provi un altro, non esci dall'ambiente sportivo. Questa è una delle nostre priorità. Lo sport come veicolo di benessere, come veicolo di felicità, no? Io lo dico sempre. Vai avanti, scorri, 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 se no, vabbè, Anderlini lasciamo stare, gestiamo degli impianti, collaboriamo con tutte le associazioni, questo è il nostro campo da... Perché la Zumba?
vi do il motivo perché la Zumba dice vabbè pallavolo, lo CR va bene, il territorio, perché a Zumba ci vanno le mamme delle mie atlete, ok? Le mamme che non fanno pallavolo, gli abbiamo creato un contenitore che è la Zumba, quindi loro la sera, prima del nostro allenamento o dopo il nostro allenamento, i genitori fanno attività sportiva. Vai avanti. Walk Tiberina è il nostro gruppo di camminatori, visto che nel CSI abbiamo anche questo comparto, poi dopo faremo due chiacchiere. I camminatori lenti. Perché i camminatori lenti? Sono 100 persone e ogni volta che creiamo un evento sono in media 80-90. Perché in questo gruppo qui c'è una signora di 75 anni che viene a camminare con noi, che ha perso il marito ormai da un po' di tempo, che attraverso la camminata ha trovato un modo per socializzare, per ritornare attiva nella società. Andava sempre a camminare da sola, adesso cammina con noi, quindi una chiacchiera con te, una chiacchiera con me, no? Si ferma, ride, scherza. Socialità. Lo sport è la più grande rete sociale che esista. Quindi coinvolgere i bambini, sì, va bene, ma si può coinvolgere anche gli adulti, facendo un'attività molto semplice, camminare, che è l'attività sportiva, diciamo così, di base. Abbiamo progetti, diciamo così, solidali. Arion e Daniela sono due bambini che sono in fuga dalla guerra ucraina. Con noi fanno attività sportiva gratis. Loro sono venuti in Italia e noi abbiamo deciso, appena scoppiata la guerra, di aprire la nostra società a tutti i bambini in fuga dalle guerre. Loro sono i primi arrivati. Ultimamente è arrivato Sofien, che è un bambino che è a sua Badiate d'Aldo in una casa famiglia. Lui scappa dalla Siria e a cui ho regalato il pallone, che è il primo oggetto con cui poter giocare. Quindi abbiamo regolato il pallone, certe cose e tante cose, tute, zaino, eccetera, per coinvolgerlo. Abbiamo partner speciali, We Love Insulina, qui c'è Frates di Pieve Santo Stefano, qui non c'è, ma perché abbiamo Avis di Sansepolcro, perché anche lì cerchiamo di essere presenti per quanto riguarda tutto l'aspetto sociale che ci circonda, il territorio come anche socialità, quindi appoggiamo qui, manda avanti, tanto questo è, ferma qui un attimo, appoggiamo tutti gli oratori, quindi facciamo attività con gli oratori quando ce lo chiedono, appoggiamo il carcere, siamo andati in carcere con Lorenzo a far fare pallavolo, stiamo organizzando a Pieve Santo Stefano la ludoteca per portare quei ragazzi dai 14 ai 35 anni a fare un'attività che magari non è sportiva, però attraverso un luogo dove magari si possono uscire un po' di più attraverso il gioco, come i giochi di ruolo eccetera, a fare attività. È una società sportiva che ha una carta dei valori, questa, ripeto, è una slide vecchia. Una cosa che mi sarebbe piaciuto fare, io lo faccio sempre con le scuole, infatti ora poi al CONI gli darò il mio risultato delle scuole di Badiate d'Alda, noi costruiamo le... Quando io vado a parlare con i ragazzi, io faccio sempre la carta dei valori. Gli do un foglio dove metto 30 valori e li invito a sceglierne 10, che per loro sono quelli più rappresentativi. Poi li metto insieme e a fine progetto glieli faccio leggere e facciamo sempre una classifica, che non è quella ovviamente di quante gare abbiamo fatto, perché secondo me i valori sportivi e l'amicizia, visto che lo dicevi prima, è una di quelle cose che muovono i ragazzi ad andare a fare lo sport, è sempre al primo posto. Nell'ultima carta dei valori la competizione è all'ottavo posto. L'impegno al secondo, quindi a volte si dà valore all'impegno, ma forse non importa, no? Competere basta. Questo è importante, creare questa coscienza, perché la nostra carta dei valori identifica la nostra società, è un'arma un po' a doppio taglio, perché poi dopo arriva il genitore e ti dice, oh ma guarda che qui c'era scritto
che voi siete così. In realtà cerchiamo di renderla nostra proprio per cercare di dare un indirizzo a quello che facciamo. E abbiamo un patto educativo. Questo io lo do all'iscrizione dei ragazzi, lo do ai genitori. Questo è il nostro patto educativo con i genitori, perché vogliamo fargli capire che quello che facciamo noi all'interno della nostra società non è vincere il campionato. Lì noi abbiamo tolto a statuto il vincolo sportivo, in modo che i ragazzi che pensano, i genitori, i ragazzi che pensano di avere un futuro sportivo più brillante di quello che gli possiamo dare noi, possono decidere di andare via senza che noi li fermiamo oppure che pretendiamo qualcosa nei loro confronti. È un patto educativo, ve lo leggo, insegna il rispetto delle regole, fa nascere amicizie, insegna a lavorare di gruppo, offre un bagaglio di esperienze uniche, crea le condizioni di sviluppo fisico del ragazzo, sviluppa le capacità emozionali di autodeterminazione e autovalutazione, garantisce una crescita sana, sviluppa un'educazione alimentare, genera socialità diffusa. Perché glielo diamo? Perché loro devono capire che l'impegno che mettiamo tutti noi, tutti voi, sia come, come direttamente come società, ma anche come enti o come istituzioni, è importante farlo capire a chi poi usufruisce di queste cose. Non è semplice a volte, no? Andare lì e pretendere sempre che i ragazzi, cioè noi pretendiamo dai genitori, pretendiamo dai ragazzi. Io ti spiego che cosa fa la mia società per te. Vai avanti, questo è il nostro patto educativo. Ma alla fine io ho scritto, ci sappiamo solo divertire, perché poi l'obiettivo sono i ragazzi. Io, prima di chiudere, poi vi lascio veramente, una cosa importantissima e un valore che non viene mai fuori da tutte le nostre carte etiche, è l'ascolto. Ascoltare i ragazzi. La generazione Z, e ce l'ho qua, e prendo le parole di Don Alessio Albertini, scritte nel libro Il futuro è già qui, perché la nostra società sportiva è in un libro presentato al CONI dalla SG Plus proprio per questi valori, e ha ricevuto il premio Extra proprio per aver saputo interpretare un po' i fabbisogni. No, è nell'altro file, lascia stare, non ti preoccupare. Nel libro nella prefazione di Don Alessio Albertini c'è una frase che parla dei no dei ragazzi. Noi, la generazione Z, che è la generazione sua, la generazione delle nostre ragazze, è una generazione che noi non capiamo, ma non perché loro non si fanno capire, perché loro parlano una lingua completamente diversa dalla nostra. Non la capiamo perché il divario tra i nativi digitali e noi boomers, o millennials come si dice, è ormai troppo grande. Loro, e ti invito a venire qui vicino a me, ti spiego perché. Se gli chiedo di costruire qualcosa e gli dico di farla come voglio io, probabilmente non mi darà retta e mi dice no, guarda, non sono capace. Se io gli chiedo di costruire qualcosa, gli dico però falla come vuoi tu, già sorride. Il futuro è nel loro sorriso, nelle loro idee, che sono completamente diverse dalle vostre, ve lo dico prima, perché a volte si tende un po' a dire ah no, ho visto sti ragazzi, non hanno voglia di fare niente. No, non hanno voglia di fare quello che dite voi. Il mondo è il loro. La generazione Z, stai qui, ormai ti sfrutto per l'immagine, perché io non posso dire di essere della generazione Z, ormai questa me la sono bruciata. La generazione Z è la generazione dei no. Don Alessio Albertini dice una cosa, scrive questo: è un no che richiama una distanza ma che sussurra un cambiamento per adattarsi a una generazione che è cambiata, senza né colpe né mancanze, ma semplicemente nuova e alla ricerca di nuove strade da percorrere. Il futuro è loro. Loro dovrebbero avere l'idea di come costruirlo, sbagliando, perché voi siete stati ragazzi e non avete fatto le cose perfette,
quando eravate ragazzi, quando eravate bambini non sapevate allacciarvi le scarpe, ma avete imparato. Il futuro è di chi, dello sport, della fede, degli oratori. Fatele costruire a loro, non a noi. Io ho idee vecchie, loro hanno idee nuove, il futuro è veramente loro. E ricordo l'ultima cosa, lo sport ha un'unità di misura, la felicità. Grazie a tutti. Grazie Valerio per la tua più che testimonianza e direi che ci sta molto bene. Aspetta, non te ne andare perché c'è anche per te l'omaggio del CSI. Carta dei valori, patto con le famiglie che vengono da te. Mi ha riecheggiato un po' in testa il panatro, no? Presidente Mario Fruganti. Mario, ti invito un secondo qua insieme a noi, siamo vicinissimi alla conclusione e poi ci sarà un altro blocco, un altro spazio appunto con coloro che hanno, sono diciamo i custodi degli oratori, ma con te Mario appunto il Panatron è da sempre testimone anche di questi valori, ha delle carte che vengono poi regalate a associazioni sportive nel territorio, l'Olmo Ponte abbiamo visto qualche settimana fa, e il tuo punto di vista sull'incontro di stamani e sui dati che abbiamo visto stamani. Buongiorno a tutti, intanto io comincerei dal fondo, è stata una cosa stupenda, diciamo che affrontare, mettere sul davanti tutta questa serie di cose da valutare è veramente molto importante. Noi come, chi è il Panatron? Il Panatron è un club di persone che hanno a che fare con lo sport, che hanno avuto a che fare con lo sport, eccetera. Siamo presuntuosi, noi facciamo cultura dello sport, ci vantiamo di fare la cultura dello sport. Oggi si parla tanto di sport, ma i valori fondamentali devono venire fuori dello sport. Ecco, noi cerchiamo di trasmettere, di propagandare, di ricordare quelli che sono i veri valori dello sport, quindi dell'etica sportiva. Quindi questo mi sembra l'ambiente più consono per fare questo. Li avete detti tutti stamattina, non saprei, non riesco a trovare niente che non sia stato affrontato. E come ci siamo detti molte volte anche con Lorenzo, con voi, fra Panatron e CSI c'è una unità di intenti, percorriamo la stessa strada, in un modo diverso, però tutto fa, mettiamoci insieme e come abbiamo sempre detto abbiamo tante cose in comune che possiamo fare insieme. Niente, è stato detto tutto, quindi non trovo nient'altro se non ricordare quelli che sono anche quei principi di inclusione, di integrazione che per noi sono fondamentali, come il rispetto delle regole. Oggi purtroppo tante volte la quotidianità ci porta a delle aberrazioni sulle regole che non vengono rispettate, sulla violenza che appare, ora scompare, ora ritorna fuori, si grida, si strepita. 5 minuti, poi dopo, la settimana dopo si ricomincia tutto da capo. Ecco, no, noi non dobbiamo abbatterci se queste cose non vengono fuori, non, si dimenticano, riproponiamole, cerchiamo di trasmettere realmente dei valori che sono importanti per le famiglie, ma soprattutto per i nostri bambini, per i nostri ragazzi, che saranno, come diceva Valerio, la generazione che verrà, quella che dovrà affrontare. Quindi noi cerchiamo di aiutare questi ragazzi a crescere meglio. Lo sport aiuta a crescere meglio. Grazie a voi. Grazie Mario. Lascio la parola a Michele perché siamo quasi addirittura di arrivo. Dobbiamo far vedere un ultimo video che è da parte di una persona che oggi non è potuta essere qui, che fa parte della Clericus Arrezium. Esatto. Clericus, ecco, Arrezium. Vieni pure qua. Sì, vieni. Sì. Veniamo alla parte conclusiva, appunto adesso siamo ai protagonisti degli oratori, li abbiamo sentiti citare più volte durante questo convegno, gli oratori, sport e fede, e adesso vediamo un video che viene da Don Salvatore Scardicchio, che è parroco dell'unità pastorale di Ponticino ed è, tra l'altro, lo vediamo con un pallone in mano, e anche fa parte, come ricordavamo, della Clericus Arrezium. Non ha ancora segnato, prima c'era Mister Palazzi, l'allenatore, esatto, anche della Clericus. È dovuto andare via, però deve arrivare ancora questa prima vittoria. Lorenzo arriverà presto, arriverà. Vediamo. Intanto
sentiamo il video di Don Scardicchio. Ciao a tutti, mi è stato chiesto di condividere alcuni pensieri brevi su che cosa sia l'oratorio per me. Mi chiamo Don Salvatore, sono parroco di una unità pastorale in Valdarno. In questo momento sto registrando questo video in una delle quattro parrocchie che è Ponticino, che ospita uno dei più bei crocifissi lignei che abbiamo in diocesi. Beh, io inizierei proprio da lui per un po' condividere che cosa è l'oratorio. La parola stessa lo dice, il luogo dove si prega, infatti nasce per questo, come luogo di culto per radunare persone, ma soprattutto i giovani, ed educarli alla preghiera, alla vita insieme, ai valori fondamentali della vita. Poi lo sappiamo, nel tempo l'oratorio è diventato soprattutto il luogo di incontro dei centri giovanili e il luogo di incontro all'interno delle parrocchie, dove i ragazzi possono vivere molte esperienze, esprimere tante delle loro sfaccettature, e tutto ruota soprattutto attorno al mondo dello sport. Io tra le mani ho un pallone da calcio, che poi tra l'altro sono anche onorato di essere presidente di una squadra di calcio, la FC Kerigma, che milita nella terza categoria della FIGC. E allora io, per condividere con voi un pensiero breve su che cosa sia l'oratorio, direi che oratorio è imparare a pregare non soltanto nello stile classico, anche nel quale siamo abituati. L'oratorio è senz'altro un luogo dove si impara a pregare, ma si impara a vivere pregando, cioè dove tutta la dimensione della vita diventa una forma di preghiera. Anche saper litigare, saper accettare le sconfitte, saper affrontare i conflitti, saper imparare a rispettare le regole all'interno di qualsiasi gioco, imparare a rispettare l'altro, imparare a saper comunicare i propri sentimenti, a saper comunicare il proprio mondo di valori, il proprio mondo di sogni. Ecco, tutto questo secondo me è oratorio, che a mio modo di vedere, non so se condividete, si raccoglie attorno a una grande realtà, che è il verbo stare, abitare, stare nel senso di abitare. Io per esempio, avendo quattro parrocchie, vivo la difficoltà di non poter essere presente in tutte le realtà, soprattutto quelle dei ragazzi, ma questo sarebbe un altro tipo di riflessione. Però l'oratorio come luogo dell'incontro, dell'espressione, della vitalità, come scuola dove imparare a vivere, a crescere e a sedimentare, a radicare i propri valori per crescere come uomini e come donne, si costruisce attorno alla presenza di chi? Sacerdoti, adulti, formatori, avranno il coraggio, la capacità di abitare i luoghi dei ragazzi. Che non è, io non a caso sto registrando questo video in chiesa, e avrei potuto farlo anche in un campo sportivo, però lo sto facendo in chiesa con un pallone in mano, simbolo del gioco, dello sport e della condivisione. Bisogna stare con i ragazzi, bisogna starci, abitare i loro luoghi, avere la pazienza di attendere i tempi della loro crescita. Noi non dobbiamo riempire delle scatole vuote, dove non dobbiamo modellare delle persone che sono sbagliate, li dobbiamo portare al nostro modo di vedere. Dobbiamo imparare ad avere la capacità di stare insieme con loro, di condividere con loro e quindi essere testimonianza. Certo, consapevoli di un obiettivo comune, che è lui, il crocifisso. Camminando verso lui, il crocifisso e il risorto, si cammina insieme e si impara a crescere e a vivere. Spero di aver condiviso qualche pensiero che abbia stimolato le riflessioni di questo convegno. Ciao a tutti. Grazie a Don Scardicchio. Abbiamo anche altri video che però non facciamo in tempo a proiettare adesso, li troverete nei canali social del CSI di Arezzo. Lascio la parola a Michele per l'ultimo talk, diciamo, di questa mattinata. Grazie Riccardo, esatto, abbiamo visto Don Salvatore, adesso inviterei i sacerdoti appunto presenti in sala proprio a raggiungerci per l'ultima parte, così andiamo a vedere proprio la parte relativa agli oratori. Quindi vediamo Don Emé, Don Sever, appunto dell'oratorio che tra poco nascerà di San Donato. Prego, prego, raggiungeteci pure, che così diamo spazio all'ultima parte. Don José, lo vedo laggiù in fondo, parroco di Soci. Ci dovrebbe essere Don Alessandro Nelli, ecco, dell'oratorio di Foiano della Chiana.
e se mi sono dimenticato di qualcuno, ecco che ci possa raggiungere. Comunque dovremmo essere tutti. Benissimo. In quest'ultima parte, dunque, andiamo a vedere i protagonisti degli oratori della nostra diocesi. Iniziamo qui vicino, vedo appunto Don José, parroco di Soci, e quindi con te, proprio per descrivere, noi appunto chiaramente come Tele San Domenico ci interfacciamo spesso con le vostre realtà, abbiamo realizzato anche insieme in collaborazione con il CSI delle belle trasmissioni per i campi estivi. Ecco, Don José, cosa significa per te oratorio? Allora, buongiorno a tutti, allora, più o meno vi racconto la situazione nostra. L'oratorio di Soci quest'anno farà 5 anni, praticamente a novembre, così che è una realtà nuova come oratorio, ma non significa che prima non c'era nulla, sino che c'è stato tanto da fare dai campi estivi, dalla preparazione, diciamo, delle attività fondamentalmente nel tempo di vacanza. Però come gruppo giovani si sono fatti sempre presenti da tanti anni. Questo ha permesso che l'inizio del nuovo oratorio come struttura sia stato un inizio molto bello e fecondo. Fondamentalmente, quando pensavo su questo argomento fede sport, ho pensato molto anche su questo argomento, perché tutti i nostri ragazzi che partecipano all'oratorio, 95% fanno sport e vengono all'oratorio per trovare anche questo spazio, possiamo dire, di incontro, di fede. La fede che, diciamo, come ideario, diciamo, è molto importante che sia trasmessa fondamentalmente da altri ragazzi. Perché, come avete detto molti di voi, come adulti, si fa anche tanta difficoltà a trasmettere fondamentalmente ai ragazzi e alle nuove generazioni. Questo non vuol dire che non dobbiamo essere presenti, non dobbiamo, diciamo, provare con la nostra presenza, con il nostro ascolto, a trasmettere pure, e anche con la nostra, diciamo, con la nostra testimonianza fondamentalmente. E allora la realtà dell'oratorio di Soci è una realtà bella, perché sono tanti i ragazzi che si impegnano a lungo dell'anno a preparare le attività estive, ma anche durante la settimana fanno degli incontri, quelli che sono della superiore, fondamentalmente quelli che hanno fatto la cresima e che sono diventati, diciamo, del gruppo giovani, seguono ai ragazzi della media. E così anche i bambini del catechismo dell'elementare hanno uno spazio nell'oratorio per complementare, diciamo, le attività del catechismo. E allora l'oratorio diventa uno spazio di incontro e di ozio anche, perché non è solo organizzare attività tutte programmate, sino che avere uno spazio di incontro, perché per arrivare alla fede bisogna imparare a incontrarsi, a vivere la fraternità, a divertirsi insieme, a parlare insieme, a discutere certi argomenti che permettono a loro una crescita dal punto di vista anche spirituale. Perché per arrivare alla fede, per arrivare ad essere buoni cristiani, occorre fortificare, diciamo, i valori umani. E allora veramente trovo un grande aiuto nei ragazzi, perché loro, insieme a loro noi programmiamo le attività, riescono ad arrivare a questi bambini, che dopo alla fine diventeranno animatori pure loro, dalla propria esperienza. E allora, diciamo, c'è ancora tanta sfida, perché diciamo, ci sono tanti ragazzi che vanno ancora, diciamo, invitati, vanno ancora coinvolti, ma veramente le attività che possiamo fare, come anche dopo scuola, proviamo a fare anche scacchi, il nostro spazio nell'oratorio è uno spazio abbastanza grande, ma ci manca lo spazio per lo sport, veramente. Non abbiamo, diciamo, uno spazio di calcetto, pallavolo, è un bel oratorio dove possiamo anche
abbiamo una cucina, possiamo fare anche, tante volte facciamo la pizza, facciamo momenti festivi, incontri festivi con tutti i gruppi, con le famiglie, e anche le istituzioni sono invitate a partecipare, tutte le istituzioni del paese, e anche uno spazio per, ora abbiamo avuto la giornata dei bambini con autismo, e, però diciamo è uno spazio aperto anche alle famiglie, uno spazio aperto dove possano, dove si possa vivere, diciamo, l'esperienza di fede, fede come fraternità, fede anche come incontro profondo tra le persone. Non so, ci sarebbe tanto da dire, ma anche Salvatore ha detto parecchio, mi sembra che anche gli altri sacerdoti, non so se magari qualcosa, va bene, lasciamo parlare gli altri. Certo, allora diamo la parola adesso a Don Sever, grazie mille Don José grazie Don Sever, ecco, che tra l'altro è parroco a San Donato, ad Arezzo, e qui abbiamo anche, Don Sever, un evento da annunciare che è prossimo, il 2 maggio, perché qui diciamo l'oratorio deve nascere, ma tu di esperienza con il mondo giovanile, con il mondo diciamo oratoriale ne hai, ecco. Grazie Michele. L'oratorio di San Donato, come ha sottolineato Michele prima, è nascente. Ma questo vuol dire che quando siamo arrivati esisteva già una realtà che si chiama il dopo cresima. Ma abbiamo voluto dare una visione più ampia, una proposta più ampia, quindi creando l'oratorio. Ma perché sta nascendo questo oratorio? L'oratorio di San Donato nasce come esigenza per dare una risposta al contesto. Per chi è di Arezzo conosce più o meno la zona San Donato, vicino a Saia. E quindi noi abbiamo voluto, stiamo cercando di dare una risposta educativa ai nostri giovani dal punto di vista umano, dal punto di vista sociale. Ma non dimentichiamo che noi, essendo anche una parrocchia, abbiamo anche l'esigenza di dare una risposta spirituale. Vuol dire che l'oratorio diventa anche un'esperienza per i giovani di fare, attraverso le realtà antropologiche, sociologiche, giungere anche alla fede. Quindi i giovani a San Donato sono una priorità. Don Matteo Armando, che è un teologo, diceva che senza i giovani noi costruiamo una chiesa da museo, con un passato molto ricco, ma con un futuro un pochino povero. E allora i giovani sono per noi una priorità. Allora stiamo lavorando per questo. E i miei colleghi che hanno preceduto, hanno fatto interventi, hanno affrontato abbondantemente il rapporto fede e sport e fede. Ma io vorrei aggiungere nel ricchissimo lessico terminologico una parola molto importante che noi non dobbiamo dimenticare. Perché parliamo di rapporto sport e fede, su cosa si basa? Sull'integrità della formazione, cioè nello sport e la fede noi miriamo sulla formazione integrale della persona. Ecco, non basta soltanto sport, ma c'è anche accanto bisogno di fede, tutte e due, perché la formazione sia completa. Che modalità stiamo usando? Questa modalità si chiama responsabilità, Valerio l'ha detto, responsabilità. Noi sacerdoti diciamo ai nostri ragazzi, venite, facciamo il rosario, fanno un po' fatica ad accogliere questo invito. Quindi bisogna passare attraverso queste modalità, ma attenzione, responsabilizzando i nostri. E la responsabilità su che cosa si basa? Uno, sulla fiducia, cioè far capire ai ragazzi che loro non sono destinatari passivi dei nostri schemi pastorali o dei nostri schemi educativi. Arriviamo con le schede già fatte e quindi devono subire le schede. Ma noi cerchiamo di farli comprendere che hanno
capacità, gli facciamo fiducia e li responsabilizziamo. Ma attraverso che cosa? Il dialogo. Quindi individuare, grazie anche alla fiducia che gli facciamo, gli elementi necessari per la loro crescita. Quindi decidere con loro o decidere insieme a loro. Questa è un po' la modalità che stiamo usando per lavorare con questi ragazzi e vediamo che in questa fase ci sono già buoni risultati. Quindi io mi fermo qui rinnovando tutto il ringraziamento, la gratitudine al CSI a cui ci siamo affiliati, che ci stanno accompagnando in questa fase. E noi vi invitiamo il 2 maggio a questa inaugurazione che verrà fatta a San Donato alle ore 19. Grazie, grazie Don Sever. Adesso la parola a Don Alessandro Nelli, che come parroco ha una bella esperienza a livello di oratori, perché penso in ogni parrocchia praticamente che ha guidato c'è sempre stato un oratorio, e adesso anche a Fogliano della Chiana c'è una bella realtà, una bella famiglia che porta avanti questa realtà oratoriale. Allora, io sono della vecchia generazione, non sono giovane come loro, per cui di oratori ne ho passati tanti. L'esperienza di Fogliano è un'esperienza un po' particolare, cioè c'erano delle realtà c'erano, però erano realtà di babysitteraggio e basta. Quando ci siamo fermati un attimino ci siamo domandati: ma si può dare una continuità a tutto questo? E la prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo messi in ascolto dei nostri ragazzi, cioè cosa volevano fare. Questo è stato il primo passo. Dall'ascolto è nata una riflessione, perché l'oratorio non è nato nel 1800, l'oratorio è nato nel 1500 con San Filippo Neri, ed è lì che nasce il primo oratorio. E quindi che facevano due cose: pregavano, come ha detto Don Scardicchio, e ascoltavano le vite dei santi. Ecco, allora ci siamo messi in ascolto delle vite dei nostri ragazzi, che sono i nuovi santi. E da questo ascolto è nata questa realtà, che ha avuto il primo coinvolgimento dai genitori, che hanno iniziato a formarsi, hanno fatto anche il corso col CSI di animatori, eccetera, sono messi a formare. L'ascolto ha coinvolto e messo in discussione le famiglie. Dalle famiglie sono venuti i ragazzi sono rimasti, e poi ci siamo domandati anche un'altra cosa: ma i nostri ragazzi sono tutti dei supersonici, belli, bravi, biondi con gli occhi celesti? No. E allora abbiamo detto: abbiamo bisogno di qualche altra cosa. Da qui è nato anche il rapporto con lo sport, ma non lo sport è quello, che lo sport, il calcio ha tirato anche il vescovo, per cui tira tutti il calcio, è troppo semplice fare la squadra di calcio. Da lì siamo detti: quale sport si potrebbe fare per anche quei ragazzi che non sono tutti dei fenomeni, oppure che hanno certe cose? Calcio c'era di già, la palla a volo c'era di già, abbiamo tirato fuori il dodgeball, la palla avvelenata, giocato a palla avvelenata, vero? Ecco, sta prendendo campo, è una cosa che veramente che accoglie anche i ragazzi meno bravi, meno fenomeni, però il senso fondamentale è l'accoglienza, perché noi abbiamo un motto: in casa di Gesù c'è posto per tutti. Grazie, grazie davvero Don Alessandro. E adesso con Don Emè, anche lui tra l'altro fa parte della Clericus Arretium, della squadra, e è parroco a Castiglion Fiorentino. Anche tu Don Emè hai una bella esperienza relativa agli oratori, al Centro Sportivo Italiano come collaborazione e al mondo giovanile. Grazie Michele, grazie a tutti. Sì, già nel Val d'Arno, o ancora prima, quando ero vice parroco all'Orciolaia, già dalla mia finestra si vedevano, no, la sera, magari prima della messa o dopo la messa, vedevi i ragazzi
giocare nel campetto sotto casa e magari corri a giocare con loro. A me piace molto lo sport, già in famiglia, essendo figlio di un questore, maschi come femmine siamo tutti chiamati a fare dal karate, ecco, io vengo dal mondo dello sport familiare, poi a me piace tanto lo sport. Quando ero a Loro Ciufena, sì, eravamo anche affiliati al CSI, dove si faceva anche zumba con le mamme, i genitori dei ragazzi che frequentavano l'oratorio. Io giocavo anche nella nazionale italiana di calcio con Don Paolo De Grandi, con cui io ho cominciato a giocare a calcio 11 contro 11, mi piace. Ecco, l'oratorio è una bella realtà e anche questo tema di sport e fede, quando ho letto sport e fede mi riportava al documento, no, di Giovanni Paolo II, Fides et Ratio, no? La fede e la ragione, perché se parli di fede e sport, sport è ragionare, è vivere anche insieme ed è anche l'esperienza di Gesù con i primi discepoli. Dicono: maestro, dove abiti? Venite e vedrete, no? Lo stare insieme e fare esperienza. E il nostro Gesù stesso è un grande sportivo, perché è un grande camminatore, lo sappiamo bene. Sì, che la fede e lo sport è una cosa bellissima, che, come diceva Giovanni Paolo II, con fede e ragione sono le due ali con le quali vola la colomba, è una realtà che non si possano separare. E allora ecco, noi ringraziamo tutti gli interventi, perché dall'esperienza l'esperienza unisce e fa crescere insieme. E allora il vivere insieme e crescere insieme, e allora questa è anche la ragione dello sport e della fede. E allora per tutti gli interventi che sono passati, e lì si scopre anche l'unicità, no, dell'esperienza dell'uomo, il mettersi in gioco, diceva anche Don Sever, le relazioni, la vita sociale, richiama l'uomo di per sé. E allora ecco, noi si ringrazia per tutti gli interventi che sono stati molto belli, ecco, grazie a tutti voi. Grazie. Grazie davvero. E adesso c'è anche per voi un dono e prego la parola a Riccardo. Sì, Diletta, che adesso appunto gli omaggi del CSI ai sacerdoti che hanno raccontato la loro testimonianza in quello che era l'ultimo spazio di questa mattinata. Grazie ancora. E adesso Michele, andiamo al centro. E chiamiamo accanto a noi il presidente Lorenzo Bernardini per fare un resoconto e un saluto finale. È stata una mattinata piuttosto intensa, lunga, ma di un percorso che veniva già da più di un anno. Tante testimonianze abbiamo sentito e raccolto anche dei pareri riguardanti ai dati della ricerca di Sport e Fede, che la settimana prossima, possiamo dirlo, saranno online e dunque accessibili a tutti. Lorenzo, a te. Allora, grazie a tutti per la vostra partecipazione, per i vostri interventi e per aver ascoltato questa mattina, una bella mattinata, bella intensa per noi, un po' quello che è stato il lavoro in questi anni. Ringrazio anche Tele San Domenico che ha registrato e messo in diretta e a disposizione poi successivamente anche per poterla ricondividere, anche perché ci teniamo che quanto è emerso, soprattutto dai dati e soprattutto dai vostri interventi, dai parroci, alle istituzioni, ai professionisti, vengono veramente prese in considerazione da chi poi deve attivarsi nei nostri mondi, sia quello sportivo che quello oratoriale, anche perché sennò altrimenti diventerebbe un convegno che ci salutiamo, andiamo via e abbiamo passato una mattinata. No, a noi ci interesserebbe da ora in poi cercare di stimolare le persone a mettersi o in rete o essere operative in tutto e per tutto, perché quello che con alcuni dati è emerso, insomma, la difficoltà di mettere poi in pratica tante cose è un qualcosa che non c'è più la scusante del Covid, non c'è più la scusante che se ne fanno tante. Esiste organizzarsi, esiste delegare, esiste essere di supporto. Quindi questo per noi è stato un evento conclusivo di un percorso di reportistica, di interviste, di dati, di questionari, e ci interessa molto anche creare dei legami con tutti voi. Però ci piacerebbe molto di più che gli esperti del settore oggi si scendessero in campo e rispondessero alle varie esigenze, perché altrimenti ci troveremo a fare uno sport fede 2, 3, 4, 5, la serie infinita.
e questo non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello oggi di essersi ritrovati e magari stimolare nei prossimi incontri anche in altre località della nostra provincia e in altri tavoli quelle che sono le esigenze delle società sportive e degli oratori, perché dobbiamo cercare di andare a braccetto. Si diceva all'inizio due mondi diversi, no, sono due mondi che hanno bisogno di incontrarsi, di ritrovarsi, di programmare, di progettare e soprattutto di cercare di trovare una strada comune sia per i giovani che per le tante persone che invece non sono più giovani e hanno magari i capelli bianchi e magari non ce ne hanno più. Guardo il mio amico Alfredo Provenza, che ultimamente scherziamo sempre anche su questa tematica, perché veramente possiamo tutti insieme riscoprire questi spazi come spazi civici di comunità, di educazione e di crescita. Noi lo facciamo con i nostri colori, quelli arancio-blu, con quello che è la nostra mission, che ormai è diventata oltre uno slogan, educare attraverso lo sport, ma educare tutti, dirigenti, istruttori tecnici, gli atleti, le famiglie e i ragazzi che provengono a noi per altre dinamiche. Tendo a ringraziare i membri del comitato e alle figure che vivono il CSI, perché far parte di noi non è facile, perché tante volte quando uno vede un ente di promozione sportiva, una federazione, vede magari un qualcosa di bloccato, di stantio, di legato magari a certi equilibri. A noi ci piace sì che i giovani scoprono noi e usufruiscono della nostra forza, quella sociale, per cercare di mettere in campo i propri talenti e le proprie passioni, perché il futuro è loro, il futuro è di chi cercherà sempre di più di portare avanti questi progetti, queste iniziative, perché abbiamo bisogno dello sport, della fede e veramente di ritrovarsi tutti insieme. Grazie quindi a tutti, un ringraziamento particolare a Riccardo Buffetti insieme a Sofia Lanini, che in quest'ultimo periodo hanno portato avanti le interviste personalmente anche con le varie realtà. Un ringraziamento particolare anche a Michele Francalacci, un amico di lunghi percorsi, e lo ringrazio ancora per la sua alta professionalità e disponibilità insieme a tutto Tele San Domenico e a tutti i ragazzi che hanno partecipato. E ripeto ancora il consiglio, perché se siamo qui è perché siamo squadra anche noi nel nostro piccolo. E grazie a tutti. Ora questa invece è la cosa più importante, che gareggiamo noi. Abbiamo prenotato un ristorante qua giù in Piazza della Badia. Chi vuole fermarsi, ci sarà Diletta che accompagna le persone direttamente al ristorante.